Signore e signori, amici di Formula Italian Team, benvenuti, bentornati in questo terzo appuntamento, penultimo appuntamento con le Finals 2023 di Formula Italian Team. Questa è una pista che potrete sicuramente ricordare. Benvenuti in Cina, benvenuti a Shanghai. Io sono il vostro Alessandro Lassati, sono il vostro carissimo Ricciardone, mentre qui con me in cabina di commento abbiamo personaggi ovviamente di altissima caratura, altissimo livello. Qui in cabina di commento abbiamo la bellissima compagnia del nostro Matteo Congiu. Buonasera a tutti e buona gara. Mentre per quanto riguarda la direzione di gara abbiamo ovviamente il super taquino del nostro Mark. Ciao Ale, buonasera a tutti. Mentre alla regia abbiamo le sapienti mani, sapienti occhi del nostro amato Andre. Ciao, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Perfetto, siamo partiti immediatamente con la Q2, 10 minuti e 40 al termine della sessione di qualifiche. Come potete vedere in questo momento ci sono 14 piloti che sono in pista in questo momento, assenze importanti che andiamo a registrare per la gara odierna. Li cito molto velocemente: Luca Bigno, Shumi Legend, Michael, Mati Puzzo, Mister X e anche il carissimo J Sport, sono tutti assenti per la gara odierna. 14 piloti appunto in pista quest'oggi. Quindi direi, Matteo, cominciamo subito con una bella partenza. Sì, un po' inaspettate tutte queste assenze. Quello che conta di più è che però il leader di classifica di legge e il secondo classificato Stam sono in pista quest'oggi. Stam ha un ritardo di 10 punti dalla vetta, però con due gare rimaste nulla è ancora definito, quindi può ancora sperare nella vittoria delle finals, anche se di legge ovviamente si trova in una situazione di pieno vantaggio rispetto al rivale. Assolutamente, infatti vedo che cominciano già a segnarsi i primi tempi sul tabellone con Kaisermat che sta andando in questo momento a comandare la classifica provvisoria con un primo 33,074 millesimi, poi subito a seguire, staccato di all'incirca 6 decimi e mezzo, abbiamo Lopensky, Ricky Bizzo, River Marathon, Luca Flaminio che in questo momento hanno segnato il proprio giro veloce. Vedo che con diversi piloti stanno già cominciando ad effettuare il proprio giro d'uscita, il proprio outlap, come di legge Vampi, Remis, Marco Ganu, Sdem, mentre Cartista è penso in procinto di tagliare il traguardo proprio giusto in questo momento. Vedo che sta percorrendo l'ultima curva, giusto esattamente in questo momento percorre l'ultima curva, esce molto pulito il pilota della Williams e si porta in seconda posizione con un tempo di 1:33:130 millesimi. Ottimo via di Cartista, stiamo a vedere adesso il tempo di Sdem che ha appena iniziato il suo giro lanciato, pochi istanti dopo la conclusione del tentativo da parte di Cartista. Ecco che il pilota Aston Martin ha deciso di intraprendere il suo tentativo di attacco alla pole position, per ora si trova alla fine del primo settore e sigla la migliore prestazione all'interno di quel tratto della pista, segue poi quel tratto un po' più ostico in cui le velocità sono un po' più rilevanti rispetto a quella che è il primo tratto, quindi dovrà stare molto attento qui Sdem nel non farsi trarre in inganno, mentre di legge si trova ancora nel south lap, quindi il rivale dovrà ancora fissare il riferimento per questa qualifica. Mentre Sdem si trova a due curve di distanza dalla conclusione anche del secondo settore, la 9 e la 10, per poi lanciarsi nell'ultimo tratto in cui ovviamente la velocità di punta la fa da padrona. Arriva adesso sulla fotocellula per andare a stampare anche in questo caso una migliore prestazione nel T2, quindi possiede le migliori prestazioni non solo nel primo ma anche nel secondo settore. Un giro perfetto con Sdem per il momento. Intanto, appunto, mentre Sdem sta andando a percorrere il rettilineo più lungo del circuito nel terzo settore, vi ricordo che le finals per quanto riguarda Formula Italian Team per quest'anno sono particolari. Quest'oggi ci sarà la qualifica completa Q1, Q2, Q3 per ovviamente motivi di piloti presenti in pista. Siamo saltati subito alla Q2 e la gara sarà una gara al 50%. Quindi i piloti, sicuramente Sport League, che quest'oggi saranno sicuramente minori rispetto alle attese, e ovviamente anche i piloti della Premier sono leggermente forse più avvantaggiati perché hanno molta più dimestichezza con
il layout di gara al 50%. Intanto Slam ha tagliato il traguardo, un primo 32.727, subito a seguire il suo compagno di squadra Marco Ganu, staccato di pressa poco, se non vado errato un decimo e 30, un decimo e 50, ovviamente due in coppia hanno appena sfondato il muro dell'1.32, 6 minuti e 45 al termine della sessione di qualifica. Intanto andiamo a vedere un di legge che vedo che ha segnato il parziale del record nel secondo settore, 27 secondi e 7. Anche il record del primo settore per Di Legge, che allora è in procinto di abbattere quello che è riferimento fissato da Slam con il 32.7. Di Legge che ha brillato poco in qualifica quest'anno, mentre Slam si è dimostrato un martello negli ultimi appuntamenti, con più pole position e più vittorie raccolte nel corso del campionato, quindi sicuramente un avversario ostico che aveva tutte le carte in regola per andare a insidiare il dominio di Di Legge, che transita adesso sul traguardo per fermare il cronometro con un convincente primo 32.578, che al momento gli vale ovviamente la pole position provvisoria. Rimangono ancora però 6 minuti in cui tutto può essere ancora messo in discussione. Slam potrebbe trovare questi due decimi che gli mancano, soprattutto sfruttando forse anche la scelta del compagno di squadra Marco Ganu, anche se non si tratta di un reale compagno di squadra, anche perché le finals si disputano solamente a titolo individuale, quindi non si fanno più questo tipo di discorsi. Assolutamente, 5 minuti e 50 al termine delle qualifiche. Dicevamo prima, queste sono delle qualifiche complete, quindi diamo uno sguardo al momento agli esclusi virtuali, con River Marathon, Alesi, Gallias, Long, dove questi tre non hanno ancora effettuato un giro cronometrato, con Alesi che lo stampa in questo momento, un primo 34 secondi e 318, ma non abbastanza per andare a scalzare Emis, che si trova più avanti di lui all'incirca di 50-60 millesimi. Aspettiamo l'arrivo appunto di Gallians e Long, che devono ancora effettuare il proprio giro cronometrato per poter andare a vedere i loro reali valori in pista. Mentre River Marathon si trova in un ottimo giro, 6 decimi sotto alla propria prestazione personale, quindi virtualmente adesso verrebbe promosso all'interno dei primi 10 e significherebbe dunque l'ottenimento della qualificazione nelle ultime fasi di queste qualifiche. Il pilota Alfa Romeo si trova adesso a livello dell'ultima curva, curva 16, prima di lanciarsi sul rettilineo di partenza e scoprire le sue sorti in questa fase di qualificazione, anche se mancano 4 minuti e 45 al termine. Arriva adesso sul traguardo un primo 33.484, valevole per l'ottava posizione, ed entro River Marathon e sbatte fuori Emis, che allora è chiamato a fare una grande prestazione. Il pilota che adesso milita ancora all'interno dei box avrà anche lui il tempo per andare a effettuare il soft lap e cercare di scalzarsi da questa posizione scomoda che al momento lo escluderebbe dalla successiva fase, mentre anche Alesi dovrà poi correre ai ripari per cercare di andare a guadagnare quante più posizioni possibili. Di certo non ci aspettiamo una dodicesima piazza da Alesi, che è stato praticamente il vice campione all'interno della Pro League in quello che è stato l'ultimo scontro a tre insieme a Cartista e Lopensky. Prima di iniziare con il suo giro veloce, Ricky Bizzo, colui che in questo momento si trova in decima posizione, quindi in questo momento posizione molto rischiosa per il pilota Haas. In questo momento ha scaldato molto le gomme sul rettifilo che porta all'ultima curva del tracciato, di ritorno al rettilineo più lungo della pista, quindi sicuramente ha preparato le sue gomme, le sue coperture in maniera tale da tenerle abbastanza calde per poter effettuare il giro più veloce in maniera più efficiente possibile. Vedo intertempi sicuramente migliori rispetto al suo ruolino di marcia personale. Secondo settore centrale per lui, 27 secondi e 95 contro, se non vado errato, esatto, Kaisermat, Cartista 29.2, 29.1. Direi che in questo momento si delinea per lui un arrivo in quinta, sesta posizione. Ottimo rendimento di Ricky Bizzo, che ovviamente ha come obiettivo principale quello di andare più lontano possibile dalla zona calda per evitare insidie, per evitare colpi di scena dell'ultimo minuto, anche perché è uscito abbastanza presto sul tracciato per far segnare la sua prestazione, così come Lopensky adesso a livello del T3, che sta effettuando gli ultimi provvedimenti per portare in temperatura i pneumatici e poi andare a cercare il tutto per tutto in questi due minuti e mezzo che rimangono, primo dei piloti ad essere sceso in pista in quello che sarà il suo ultimo tentativo all'interno di questa qualifica. Lui che si trova adesso giusto in decima posizione, quindi al limite di quella che è la qualificazione per il Q3, inizia adesso il suo ultimo giro lanciato il pilota della Alfa Romeo, mentre tutti gli altri rivali rimangono in box, a fatta eccezione di Ricky Bizzo, che ovviamente si trova in un in lap e quindi dovrà fare rientro la pit lane proprio al termine di questa tornata, in ragione del fatto che ha siglato il giro veloce giusto la tornata precedente, valevole ricordiamo per la settima casella.
Perfetto, infatti 2 minuti e 12 è il termine della sessione di qualifiche. A questo momento l'unico pilota che sta effettuando l'ultimo tentativo è appunto Lopeschi, con Ricky Vizzo che sta rientrando ai box, Long e Ennis che stanno uscendo proprio in questo momento. Quindi direi di metterci ad ascoltare appunto il motore Ferrari all'interno dell'Alfa Romeo di Lopeschi, mentre percorre il settore guidato del secondo settore, si aggiunge alla fotocellula del terzo settore. Ha fatto un errore Lopeschi, pagava 3 decimi al termine del T1, quindi è di certo un giro che è partito in salita, paga ulteriore tempo a livello del secondo tratto, probabilmente questo sarà un secondo giro di warm-up per poi andare a sfruttare quello che è il grip rimanente della gomma e effettuare il vero e proprio tentativo all'interno della seconda tornata percorsa. Quindi un Lopeschi che è dovuto un po' correre ripari, è dovuto cambiare strategia in corso, di certo non avrà aiutato la prestazione e la concentrazione del pilota Alfa Romeo questo fattore, che dovrà soprattutto valutare in quello che è il suo ultimo tentativo. Mentre escono in massa anche che altri piloti, adesso avremo in pista 5 drivers, 5 competitors impegnati nel loro ultimo tentativo, fatta eccezione anche per Lopeschi che sarà poi il sesto in ragione del fatto che effettuerà un altro tentativo. Un minuto al termine, andiamo a vedere i piloti che stanno effettuando l'outlap o che comunque sono in pista. Vedo un Luca Flaminio, vedo Lopeschi, Emis, Alesi, Gallians, Long. Strana l'assenza appunto di River Marathon, che in questo momento rimane ai box, quindi sarà interessante da andare a vedere come si comporteranno i piloti esclusi, perché avranno, questo sarà appunto il loro ultimo tentativo per poter effettuare il giro più veloce, quindi entrare di diritto nella Q3. Lopeschi intanto si migliora al primo settore, un decimo e 18 millesimi al di sotto della propria prestazione, di lì transiterà a breve anche Luca Flaminio, che ha iniziato proprio in questo istante il suo giro. Il pilota Mercedes è agilmente qualificato adesso in ottava posizione, ma ovviamente deve migliorarsi per evitare che eventuali rivali lo sorpassino e quindi essere escluso in maniera sorprendente. Lopeschi intanto prosegue quello che è il suo giro, arrivando a livello del secondo settore, il pilota Alfa Romeo che ferma il cronometro con 21 millesimi di ritardo rispetto al giro precedente, quindi perde il vantaggio accumulato in precedenza, mentre Flaminio invece guadagna 2 decimi e passa nel primo rilevamento della pista. Infatti Lopeschi nel settore centrale molto lento, siamo al di sotto della prestazione di Ricky Vizzo, quindi sicuramente è nel suo intertempo personale migliore, ma sicuramente deve cercare di poter andare a capitalizzare il più possibile nel terzo settore. Mentre Flaminio continua a guadagnare tempo e terreno nei confronti del suo tempo precedente, adesso ci troviamo 4 decimi al di sotto della prestazione messa a segno qualche istante fa. Arriva Lopeschi, si migliora di un decimo e mezzo sul traguardo, rimane in decima casella, taglia il traguardo e conclude così la sua Q2. Deve sperare che nessuno alle sue spalle si migliori per evitare di essere escluso dalla successiva fase di qualificazione. Flaminio si trova adesso sul rettilineo che poi porta a curva 14, mentre Gallians e Alesi sono a livello della 13, stanno per immettersi in quello che è il tratto da percorrere praticamente con l'acceleratore spalancato. Gallians ha fermato il cronometro su un 53.0 a livello del secondo settore, mentre Alesi adesso paga oltre 10 secondi, quindi deve aver commesso un errore nel suo giro lanciato del pilota Red Bull, che adesso verrà escluso dalle qualifiche, dunque dovrà salutare i suoi rivali, partirà al meglio alla 12ª posizione, mentre Gallians potrebbe rimettere in discussione la posizione di partenza di Alesi andando a stampare un nuovo crono sul traguardo, lui che non ha al momento tempi all'attivo, quindi deve ancora dimostrare quello che è il suo valore. Un primo 33.570 non basta per entrare nei primi 10, undicesimo solamente il pilota Ferrari, a distanza di praticamente 42 millesimi da Lopeschi, dunque un'inezia dalla decima piazza, per un soffio non riesce a centrare i primi 10, rimane escluso Gallians che comunque ha brillato nel finale di queste qualifiche, sebbene abbia potuto mettere a segno solamente un giro. Ottima prestazione appunto da parte di Sdem, di Legge, di Luca, soprattutto, che nell'ultimo tentativo è riuscito a scalzarsi dalla situazione pericolosa in cui si trovava, è riuscito a portarsi in seconda posizione. Andiamo giusto a controllare diamo un rapido sguardo alla classifica di questa Q2 con Di Legge, Luca, Sdem, Vampir, Marco Gano, Kaiser Matt, Cartista, Ricky Bizzo, River Marathon e Lopeschi, che entrano all'interno della fase finale della Q3, esclusi dalla Q3 Galli, Emis, Alesi e Dr. Long.
A sorpresa l'esclusione di Alesi, non ce l'aspettavamo di certo, aveva dato dei primi segni di difficoltà anche in queste prime fasi iniziali della Q2, però pensavamo che comunque sarebbe poi riuscito a trovare la quadra, a trovare la via per la qualificazione. Lui, che come ricordiamo, come abbiamo detto già in precedenza, ha lottato fino all'ultima gara di Abu Dhabi per quello che era il titolo della Pro League, di certo non è una cosa tutti i giorni vedere il contendente al titolo essere escluso in Q2, soprattutto considerando che la Pro è una categoria al 100% e che quindi ha un livello di competitività generalmente un po' più alto, mentre adesso diamo il benvenuto a questi 10 piloti che si contenderanno la pole position, la partenza al palo in questi 12 minuti rimanenti della Q3. Ovviamente i favoriti li conosciamo, Sdem di legge, e a questo punto anche un Luca Flaminio che nell'ultimo tentativo ha brillato. Assolutamente, assolutamente. Intanto andiamo a salutare tutti i ragazzi che ci stanno seguendo dalla chat giusto in questo momento. Parte la sessione di Q3, 12 minuti al termine appunto di quest'ultima sessione che andrà a definire la griglia di partenza per quanto riguarda la gara di Shanghai, che non si è percorsa, se non vado errato, durante i campionati attuali di Formula Italian Team, ma si partecipa appunto quest'oggi all'interno delle finals. Il primo ad uscire in pista in questo momento è appunto Vampir, che si sta già subito lanciando per il suo giro di riscaldamento e poi per il suo tentativo per il giro più veloce. Vampir che in Bahrain aveva ben figurato, rimanendo anche per più tempo nelle posizioni a podio, sfruttando quello che era il vantaggio offerto dalla griglia invertita, oggi è chiamato a ripetere quella prestazione che aveva mostrato 2 settimane fa, prima della pausa pasquale. Si uniscono alla pilota Williams anche Kaisermat, Ricky Vizzo e Sdem per andare a solcare quelle che sono l'asfalto, quelle che sono le strade di Shanghai quest'oggi. Sdem che vuole rompere subito gli indugi, vuole mettere in chiaro le cose, le gerarchie con il legge, e quindi si lancia nell'immediato, sfruttando un grip forse ancora non ottimale della pista. Intanto ti vado a sciorinare molto velocemente alcune statistiche per quanto riguarda appunto il Gran Premio qui di Shanghai, dove appunto sono state fatte delle gare nei campionati precedenti in Formula Italian Team fino al 2000, Formula 1 2021. Abbiamo appunto che i piloti che hanno effettivamente vinto la gara sono coloro che dal punto di vista statistico sono partiti per lo più dalla prima posizione in griglia, quindi su tutte le partenze effettuate in tutti i campionati per quanto riguarda la pista qui in Shanghai, 14 volte ha vinto il pilota che è partito dalla prima posizione. Poi subito a seguire un ex aequo tra chi è partito dalla P2 e chi è partito dalla P3, poi via via. Interessante da tenere d'occhio la casistica particolare, secondo cui ha vinto il pilota che è partito dalla P8, per cui molto interessante questo piccolo pezzo di statistica. Poi a finire abbiamo a chiudere 3 volte hanno vinto i piloti che sono partiti dalla P4, due volte i piloti che sono partiti dalla P5. Intanto scelta curiosa da parte di Vampir che dopo un giro di riscaldamento ha deciso di rientrare all'interno dei box, ha probabilmente rodato un treno di gomme per la gara, adesso dovrà rilanciarsi nelle fasi più inoltrate di questa Q3 per andare a far segnare il tempo, quindi il primo pilota da tenere d'occhio è proprio Sdem, contendente al titolo delle Finals con di legge e soprattutto che ha bisogno di una prestazione solida quest'oggi per andare a invertire le sorti del campionato. Skoda in uscita dalla 6, Sdem ha sicuramente perso qualche decimo in quel frangente, di certo non farà bene al suo giro, fortunatamente per lui ci trattiamo solamente del primo tentativo della Q3, quindi poco male, avrà comunque tempo per rifarsi all'interno del suo secondo giro lanciato. Adesso si trova all'interno del secondo settore, già effettuato un tratto della pista, dovremo tenere in conto quelli che sono i tempi fatti siglare dai suoi rivali, ovviamente ci riferiamo a di legge. Sdem per forza di cose sigla la miglior prestazione all'interno del T2, infatti è il primo pilota a transitare in quel tratto della pista in queste seconde fasi delle qualifiche, mentre Ricky Bizzo commette un errore proprio in quel tratto, in uscita da curva 10 è andato sul sintetico e ha perso il controllo della sua AS. Rimaniamo sempre con Sdem che adesso si trova nel rettilineo opposto a quello di partenza, il rettilineo più lungo del tracciato di Shanghai che conduce alla 14, punto di staccata più importante dalla pista, quello più forte sicuramente, senza ombra di dubbio, dove potremo vedere grandissimi sorpassi. Intanto anche di legge sta arrivando a livello della fine del T2 e sigla lui il record in quel tratto della pista, dunque vediamo un testa a testa tra Sdem e di legge anche per quello che è il primo tentativo della Q3. Sdem si è lanciato adesso per il traguardo e ferma il cronometro su di un primo 32 572, già siamo andati sotto al tempo della Q2, arriverà poi Kaisermat
giornata per andare a fissare il suo riferimento. Il pilota McLaren, che anche lui ha bisogno di una svolta in queste finals, arriva sul traguardo e si piazza con un primo 32,7 in seconda posizione virtualmente, mentre di legge ora si trova la staccata di curva 14, dovrà aspettare che piloti davanti a sé come la Alfa Romeo di Lopez o quella di River Marathon vadano a far segnare il tempo. Si tratta proprio dell'Alfa di River Marathon che arriva in questo istante sul traguardo e si mette in terza posizione 34,1, e ora seguiamo quello che è l'arrivo di Dileggio, che si mette in pole position provvisorio, un primo 32,1, rifila 4 decimi precisi a Sdem, che allora deve solamente inseguire in questa fase. Sicuramente avranno pesato gli errori in uscita dalla 6 che lo hanno condizionato sul traguardo. Assolutamente, sicuramente Dileggio avrà avuto forse anche un piccolo aiuto da parte di Lopensky e di River Marathon, no scusami, di Ricky Bizzo, che gli stavano davanti nella parte finale del tracciato. Un minimo aiuto dal punto di vista della scia, nulla di che, ma che comunque è bastato in questo momento per portare a Di Legge un vantaggio di 4 decimi sul giro più veloce di Sdem. Quindi Sdem è chiamato a effettuare un giro monster fondamentalmente. Chissà che non vedremo sfondato il muro dell'1.32. I presupposti ci sono. Di Legge è un pilota molto veloce, dicevamo che in qualifica quest'anno raramente è partito in pole position, ha brillato di più sul passo gara, quello che era il ritmo tenuto ovviamente sul Gran Premio, che poi gli ha consentito di contendersi il titolo fino all'ultima gara con G-Sport. Quindi la vera forza di Legge è proprio il passo e la costanza in quello che è la messa a segno di tempi molto competitivi. Da segnalare anche la scelta di Marco Gannu, che replica un po' la decisione mostrata in precedenza da Di Vampir, ovvero fa un giro di rodaggio della gomma e poi rientra subito ai box, mentre proprio il precedentemente citato Di Vampir ora si trova nel suo giro out, se non ero, forse proprio nel giro competitivo, ferma il cronometro nel T2 su di un 52,3, si trova all'interno di quello che è il suo giro lanciato. Non si tratta di un outlap, quindi Vampir andrà a far pesare la prestazione sul traguardo, mentre escono praticamente in pochissimi piloti perché tutti stanno rientrando ai box. Non c'è nessun altro pilota che al momento si trova in un giro lanciato, solamente di Vampir, che davanti a sé ha una vettura che è al rientro e potrebbe dargli un po' di scia. Sto guardando il live timing, che potete vedere tranquillamente anche voi all'interno del nostro sito www.formalitalianteam.com. Vedo che si trova Vampir a 2 decimi di ritardo rispetto a Di Legge, quindi io ipotizzo che possa entrare in seconda, terza, quarta posizione, infatti confermato. Vampir rientra in quarta posizione con un tempo di 1.32.728 millesimi. 5 minuti al termine della sessione di qualifiche, tutti i piloti sono ai box, non stanno effettuando il proprio giro lanciato, se non Marco Gannu, che in questo momento taglia il traguardo del primo settore della pista e si sta lanciando per il suo giro veloce. Da notare quelli che sono gli stacchi tra Kartista e Kaisermat, sembra di stare all'eSports perché gli stacchi sono veramente molto molto ravvicinati. Pensate che tra Kartista e Vampir scorrono 15 millesimi, mentre tra Vampir e Flaminio ne sono solamente 3, un distacco infinitesimale. Questo ovviamente è indice di un'elevata competitività, ma quello che può fare il peso tra la partenza dalla terza posizione e dalla sesta casella è veramente un battito di ciglio in inezia. Si tratta di una frazione di secondo in cui il pilota va sul gas rispetto invece ad attardarsi un po' di più. Questo è un fattore veramente da tenere in considerazione perché i piloti stanno dimostrando di essere altamente competitivi quest'oggi. Intanto Marco Gannu, vedo che nel primo settore ha fatto segnare un intertempo di 24 secondi e 45, siamo in linea con la prestazione in questo momento di Luca Flaminio, che si trova in quinta posizione. Andiamo a vedere, appunto, stiamo vedendo giusto adesso, sta ancora effettuando il suo giro d'uscita, vedo Marco Gannu. Quindi ipotizzo sì, comincerà il suo giro veloce giusto adesso. Davanti a sé credo che avesse la vettura di Vampir, che poi si è defilata per lasciare restare Marco Gannu, che si trova a livello di curva 1 e segue poi la 2, molto caratteristica quello che è la prima svolta di Shanghai. Essenzialmente è una composizione di curve, sembrerebbe solamente una, ma visti i differenti raggi di cui è composta vengono considerate come 3 curve e concatenate l'una con l'altra, quindi veramente molto caratteristica è la particolarità essenzialmente di questo circuito, che simboleggia un antico
simbolo cinese, adesso non ricordo bene quale fosse, comunque era un simbolo tipico della cultura cinese che appunto rispecchia la disposizione e l'anatomia di questo tracciato. Marco Ganu, che è transitato a livello del primo settore, ora si trova nel settore centrale della pista cinese, andrà a fermare il cronometro più o meno anche lui intorno ai 50 secondi, vediamo se riuscirà a mettersi in linea con quelli che sono i tempi dei vari rivali. Vampir era transitato con 52.330, Marco Ganu lo fa in 52.4, quindi virtualmente c'è circa un decimo di differenza tra la quarta posizione e la decima momentanea, ricordiamo di Marco Ganu, anche perché non ha a suo carico alcun tipo di prestazione. E segnaliamo anche l'uscita dal box da parte di Ricky Vizzo, che si lancia per il suo ultimo tentativo all'interno di queste Q3, lui che si trova in una posizione con un tempo piuttosto alto, viziato ovviamente da un errore che è arrivato proprio nel suo tentativo precedente. Marco Ganu intanto alla 14 per andare a ultimare quelle che sono giusto le fasi conclusive del suo ultimo tentativo all'interno di questa ultima qualifica del giorno. Marco Ganu che arriva sul traguardo tra qualche istante, va largo in uscita dalla 16, potrebbe aver ottenuto un'invalidazione 33-0 per Marco Ganu, tempo valido, settima posizione per lui. Queste sono anche le ultime qualifiche delle finals, pardon. Sì, assolutamente, infatti, perché la prossima gara che avverrà questo giovedì, se non vado errato, sempre qui a Shanghai, ovviamente sarà una gara senza qualifiche, come direi tu, come dicevi tu prima, sarà una 100%, ma i piloti, la top 10, di questi che si verificherà in questa gara si troverà la griglia invertita, quindi colui che arriverà in decima posizione in questa gara dopo questo 50% partirà poi dalla prima posizione questo giovedì. Nel mentre 1 minuto e 25 al termine della sessione di qualifiche, tutti i piloti in questo momento sono in pista, stanno effettuando il loro outlap, per cui l'azione, come dicevi tu giustamente, Matteo, sarà bella, bella, bella carica. Ricky Vizzo si migliora nel primo intertempo, 35 millesimi al di sotto della propria prestazione, non riesce a fare di meglio invece Kaisermat, che perde 2 decimi solamente all'interno del primo settore, guadagna tantissimo poi Ricky Vizzo all'interno del T2, anche perché era lì che aveva commesso l'errore. Virtualmente adesso è a 12 secondi e 1 di vantaggio rispetto al tempo che ha messo segno in precedenza, un vantaggio enorme, però bisognerà vedere se sarà poi significativa sul traguardo. Kaisermat invece perde ancora 5 decimi di ritardo, credo che le qualifiche siano terminate così per il pilota McLaren, non so se avrà altro tempo per andare a far siglare un secondo giro di fila, forse non ha nemmeno la batteria abbastanza rifornita. Potrebbe essere giusto al limite il pilota McLaren, mentre hanno iniziato anche È l'ultimo al tentativo limite. tutti gli altri piloti. Sì, al limite vedo che sta forse risparmiando leggermente batteria, mancano 20 secondi, forse riesce a fare un giro in extremis, non avrà probabilmente tutto l'ausilio possibile dal punto di vista del sistema ibrido, ma appunto meglio qualcosa che non avere niente in questa casistica. 6 secondi, 5 secondi, vediamo se riesce a tagliare il traguardo. Sì, ha ancora a disposizione un tentativo in extremis, la bandiera scacchi sventola in questo momento sul circuito di Shanghai, con il primo pilota che va a prendere bandiera in questo momento, proprio Marco Ganu. Mentre a seguire, ovviamente, poi ci saranno tutti gli altri. Vedo un di Legge che sta segnando un primo settore record, mentre secondo settore 27,7, sicuramente peggiore rispetto al suo ruolino personale, ma ricordiamolo che per il settore centrale il record è ovviamente di Legge. Teniamo ovviamente d'occhio anche Sdem, che in questo momento si trova a un decimo di distacco dal punto di vista degli intertempi sui settori. Dal suo di legge, vediamo come si comporterà il pilota Aston Martin e il pilota Williams kartista. Arriva adesso di legge Skoda, pericolosamente in uscita dalla 16, 32-1, nuovo riferimento fissato, solamente 25 millesimi sotto la sua prestazione precedente. Sdem si sta migliorando, 1,20 decimi al di sotto, così come Lopeschi, così come River Marathon, mentre Flaminio ha commesso un errore all'interno dell'ultimo settore del tracciato che gli è costato ovviamente il tentativo per l'assalto alla pole position. Arriveranno in parata le due Alfa Romeo, prima Lopeschi, poi River Marathon sul traguardo. Si migliora Lopeschi, 4 decimi, 33-2, ottavo al momento, mentre River Marathon taglia il traguardo, rimane in decima posizione. Ricky Vizzo sfortunatamente non è riuscito a trovare il tempo necessario per risalire la classifica e voliamoli davanti allora con Kaisermat, che sarà uno dei prossimi piloti a tagliare il traguardo dopo kartista, che ferma il cronometro su 32,3. Arriva il pilota McLaren adesso a finire le sue qualifiche con un 32,604, valevole per la quarta posizione, riesce a risalire anche lui gradualmente quelle che sono le varie posizioni all'interno della griglia dei primi 10, si mette in seconda fila mentre la pole position la sigla un'altra volta di Legge, che partirà davanti a Sdem con un vantaggio di 30 millesimi. Nonostante il miglioramento ottenuto dal pilota Aston Martin non è sufficiente per garantirgli la partenza al palo, dunque scatterà di fianco
fianco a quella che è un as, a quello che è un pilota ben conosciuto quest'anno nei campionati della Master League. I due si sono già incontrati, si sono già sfidati più volte, quindi sarà ancora una volta un confronto avvincente. Assolutamente, soprattutto considerando di legge un'istituzione all'interno di Formula Italian Team, quindi sarà sicuramente una gara molto interessante, molto particolare dal punto di vista delle performance appunto di tutti i piloti. Adesso andiamo a vedere molto brevemente la classifica finale di questa Q3 e ovviamente poi di tutte queste qualifiche appena trascorse, con appunto un di legge che in grande spolvero si porta in pole position con un primo 32.148, subito a seguire con un distacco di 30 millesimi SDEM, poi abbiamo per la seconda fila Cartista, Kaisermat, poi a seguire Bumpier, Luca Flaminio, Marco Gallu, Lupensky, Ricky Pizzo e River Marathon. Quindi sicuramente sarà una gara molto interessante, considerando soprattutto che questa pista è anche molto abrasiva dal punto di vista degli pneumatici, per cui sicuramente sarà molto interessante vedere come si comporteranno i piloti, soprattutto dal punto di vista della strategia. Per cui tanta carne al fuoco quest'oggi, caro Matteo. Eh sì, anche perché ci troviamo praticamente in una gara al 50% con le qualifiche, quindi i piloti arrivano un po' più rodati che non rispetto alle altre volte in cui in Bahrain per la gara 2 delle finals si era solamente la gara, che era anche in quel caso al 50%. Oggi da tenere in considerazione, oltre al fattore gomme, anche la safety car, come al solito, che potrebbe risollevare un po', rimescolare le carte, gli equilibri, e potrebbe favorire l'uno o l'altro pilota. Così è stato già nelle prime gare delle finals di quest'anno in Bahrain, in cui J-Sport è stato tradito dalla safety car, così come poteva succedere anche nella seconda gara in Bahrain, in cui di legge è stato messo a serio rischio insieme a SDEM dall'entrata in gioco proprio della vettura di sicurezza, che avrebbe potuto potenzialmente sfavorirli e pregiudicarne il risultato finale. Fortunatamente per loro non è stato così, sono riusciti a concludere in ottime posizioni, davanti credo anche a J-Sport, quindi allungando in classifica. Oggi J-Sport non ci sarà, quindi un fattore in meno da considerare per SDEM e di legge, che battaglieranno tra loro praticamente per la vittoria finale di queste finals, con un vantaggio non differente, ricordiamolo, parliamo di 10 punti tra lo stesso di legge e il pilota Aston Martin Simone Fracchiolla in arte SDEM. Quindi di certo una situazione ben differente tra i due, con un di legge che può vantare di certo una situazione più rosea. Assolutamente, anche dal punto di vista di campionato finals tutto ovviamente non deve essere basato sul caso, quindi appunto i piloti cercheranno di leggere SDEM in primis di imprimere il proprio ritmo e cercare di portarsi in avanti in classifica quanto più possibile, soprattutto in vista della quarta ed ultima gara questo giovedì, che appunto, come dicevamo prima, avrà la griglia per i primi 10 invertita. Giro di formazione in questo momento in corso. Andiamo a fare un velocissimo recap per quanto riguarda le griglie di partenza. Prima fila abbiamo appunto di legge e SDEM, seconda fila abbiamo Kaisermat e Vampir, mentre per la terza fila abbiamo Luca Flaminio e Marco Gallu. Quarta fila abbiamo invece Lopensky e Ricky Bizzo, mentre quinta fila a chiudere la top 10 abbiamo River Marathon e Gallians. Sesta fila per Emis e Alesi, mentre settima ed ultima fila, in questo caso, abbiamo Dr. Long e Cartista, che va a chiudere lo schieramento. Tutti i piloti in questo momento hanno montato delle gomme medie, nessuno ha fatto un azzardo per quanto riguarda la strategia. Ho visto una Williams che si è girata, possibile? Sì. Vampir. Vampir che prosegue, diciamo così, quello che è stato il suo momento sfortunato in qualifica anche all'interno delle fasi finali della Q3, era andato in testa coda, quindi di certo non iniziano a migliorare i modi questo Gran Premio per lui, mentre da segnalare la scelta un po' controcorrente da parte di Dr. Long, che va invece sulla gomma hard, mentre tutto il resto del gruppo si uniforma sulla gomma a spalla gialla, quella che ovviamente nelle prime fasi del Gran Premio darà un boost in più a tutti gli altri piloti, mentre Dr. Long in tredicesima posizione, lui con la sua Mercedes, farà una gara un po' più ad attesa, una gara più lungimirante. Poi metterà la media nelle ultime fasi per avere invece una prestazione più competitiva e riuscire ad aggredire con più ferocia i suoi avversari. Mentre ci siamo, caro Alessandro, con uno SDEM che si prende anche qui un rischio incredibile all'ingresso della 16, per poco non finiva in testa coda come con Vampir, però di legge è arrivato praticamente in quella che è la sua piazzola di partenza, e a breve lo raggiungeranno anche tutti gli altri 13 piloti.
Sì, infatti vedo che i piloti hanno scaldato molto le proprie gomme marchiate Pirelli, appunto come dicevo prima, questa pista è notoriamente molto abrasiva dal punto di vista delle coperture, quindi sicuramente sarà molto interessante vedere quando si verificherà appunto anche la finestra per quanto riguarda i box. Intanto i piloti si stanno riportando sulle griglie di partenza. Vedo un Vampir che si sta, vedo se non vado errato, forse Cattista. Sì, che si sta avvicinando, si sta schierando giusto in questo momento. Bandiera verde dal punto di vista dei commissari. I semafori si stanno accendendo. I motori V6 turbo ibridi stanno cominciando a rombare sul circuito di Shanghai. E i piloti partono. Parte la gara qui in Shanghai con un ottimo spunto da parte di Dilegge. Si apre al ventaglio Vampir subito dietro per cercare di approfittarne di una partenza non molto brillante da parte di Sdem. Kaisermat cerca di affiancarsi al pilota della Williams con vantaggio di traiettoria, rimane affiancato il pilota McLaren ma non riesce ad avere lo spunto per andare a superare il pilota della Williams. Continua la lotta dietro invece con Ricky Bizzo e Lopeschi, con Lopeschi che in questo momento sta avendo la peggio, riesce comunque a mantenersi affiancato a Ricky Bizzo e con vantaggio di traiettoria riesce a mantenere la settima posizione. Intanto Alesi 5 secondi di penalità, grande mattonella per lui per quanto riguarda questa gara, per cui in questo momento vedo che la situazione sembra abbastanza pulita. Vedo comunque tanti danni con Riemann Marathon, Gallians e Cartista che hanno danni all'ala anteriore, quindi molto probabilmente dovranno rientrare in box. Una gara che si mette subito in salita per i piloti che hanno accumulato danni. Una gara al 50% certo permette di recuperare qualche posizione, ma la distanza non è tale da rimettere su un'intera prestazione. Quindi già si dovranno ricorrere ai ripari, già dovranno stringere i denti in quest'oggi che sarà la terza, appunto, delle quattro gare previste, quindi la penultima che ci farà compagnia fino alla conclusione di questa stagione del 2022-2023, mentre di legge conclude il primo giro in testa al gruppo, insidiato da uno Sdem che non lo molla un attimo, continua a mettere pressione il pilota Aston Martin, sin dalle prime tornate potrebbe provarci di qui a breve, forse già arrivando in fondo a curva 1, se sarà sufficientemente vicino, decide di non insidiare, non andare ad attaccare con troppa aggressività in questi primi giri il leader della Attenzione, gara. attenzione Long che si gira, si è girato all'ultima curva e si trova molto staccato rispetto al gruppo giusto in questo momento. Comunque per fare giusto un recap per quanto abbiamo visto nella partenza, ottimo spunto da parte di Dileggio e Sdem che stanno in questo momento stanno facendo l'andatura e stanno cercando di staccarsi dal gruppo capitanato da Vampir, Kaisermat, Marco Ganu, mentre dietro c'è stata qualche piccola lotta per quanto riguarda Lopez. Chiede Ricky Bizzo per la settima posizione, mentre dietro non ho avuto modo di poter andare a vedere sfortunatamente, ma ho visto che ci sono stati diversi danni all'ala tra Gallians, River Marathon, Cartista, per cui sicuramente ci sarà da discutere nel post gara con appunto, come dicevamo prima, anche Alesi che per penalità di taglio curva si trova a 5 secondi di penalità da dover scontare. Sicuramente un macigno per il pilota in questo momento, Red Bull, che purtroppo per lui servirà un miracolo per poter andare a ribaltare fondamentalmente questa sua situazione. Sdem ancora molto pericoloso negli specchietti di Dileggio che non riesce a prendere il largo, rimane sotto attacco, rimane sotto lo scacco di uno Sdem che sembra averne molto di più in questa prima fase, rimane sempre sotto il mezzo secondo in gap in tempo reale. Intanto giro veloce di Dileggio subito migliorato da Di Vampi con un primo 36,5, anche il pilota Williams dimostra di avere un buon passo, infatti regge il confronto momentaneamente con i primi due, rimane attaccato dalla loro zona di RS, soprattutto non perde in maniera così esponenziale e netta come ci saremmo aspettati, mentre la direzione gara comunica come di consueto che dall'inizio del terzo giro sarà abilitata l'ala mobile che consente di ridurre ovviamente l'attrito dell'aria e guadagnare così di fatto velocità di punta sui rettilinei. Questa è l'opportunità che stava probabilmente aspettando Sdem, che potrà usufruire del DRS per portare a termine il sorpasso nei confronti di un Dileggio che però potrebbe replicare a sua volta il sorpasso subito attaccandosi alle spalle del pilota Aston Martin per provare a restituire il favore. Quindi questo sarà già un primo scoglio strategico per il duo di testa che dovrà ben pesare le loro scelte, in quanto un sorpasso troppo anticipato potrebbe poi andare a esaurire la batteria di chi comanda il gruppo e rendersi di nuovo vulnerabile a un controsorpasso.
Intanto la situazione vedo che sembra abbastanza tranquilla con i piloti abbastanza separati l'uno dall'altro. Vampir, sarà interessante vedere appunto il pilota Williams che nel tratto guidato mi sembra che rispetto a Dileges Deb abbia delle leggere difficoltà in più in quanto si distanzia Scusami rispetto. Alessandro, Vai. perdonami per l'interruzione, ma purtroppo c'è stato un problema in griglia, non abbiamo capito onestamente il gioco cosa ha fatto, ma Cartista è partito ultimo, quindi Ah. dobbiamo ricreare la stanza, perché è stato un errore che non dipende da noi, ma dipende dal gioco, ma ha falsato praticamente comunque la gara, quindi abbiamo deciso di, seguendo il regolamento, di rifare la stanza. Quindi ricreeremo fra poco e rifaremo la procedura. Perfetto, grazie mille Mark. Ovviamente il gioco è sempre molto bello, ok? Sempre, ci fa sempre dare molte, molte belle cose da poter vedere, da poter tastare con mano, per cui aspettiamo ovviamente il riavvio della gara, la creazione della nuova stanza. Per cui direi, caro Matteo, possiamo intanto parlare, conversare un po' più del più e del meno, appunto per quanto riguarda la pista qui di Shanghai e anche i piloti qui nelle finals, come si stanno comportando in queste ultime gare. Sicuramente un restart che farà molto piacere a SDEM, in quanto potrà sin da subito andare a prendere la posizione, almeno provare a prendere la posizione nei confronti di Legge. In questo caso non è andato a buon fine, il suo tentativo è rimasto comunque nella seconda posizione ed è la comunicazione di Mark è arrivata proprio nel momento in cui la battaglia tra i due si riaccesa, probabilmente si riaccenderà anche nel restart che avverrà tra pochi minuti. Una prima fase in cui SDEM sembrava essere molto più competitivo di Dileggio, che d'altra parte non riusciva proprio a scrollarsi di dosso la pressione del pilota Aston Martin, che lo marcava come un'ombra. Quindi, sicuramente uno SDEM molto in palla. E a maggior ragione, ora che ha avuto queste conferme dalla pista di questa sua superiorità ipotetica, almeno di passo, potrebbe provarci con altrettanta aggressività e fermezza anche nella seconda partenza di questo Gran Premio per andare a braccare Dileggio sin dal primo giro. Assolutamente, infatti abbiamo visto uno SDEM comunque abbastanza carico dal punto di vista della prima partenza, per cui sicuramente sarà da tenere sott'occhio appunto per quanto riguarda lo spunto che avrà appunto il pilota dell'Aston Martin per quanto riguarda la partenza. Particolare anche da tenere sott'occhio Vampir, che comunque nonostante secondo me forse un assetto forse leggermente più scarico, possibile, mi ipotizzo, ma il mio è proprio un azzardo, ok? Mi viene da pensare che comunque vedendo anche lo scatto che ha avuto alla prima partenza, sicuramente Vampir può ambire anche alla parte più alta della classifica. Vediamo se riuscirà a capitalizzare con questa seconda partenza. E soprattutto in questo caso sarà anche interessante vedere se i piloti decideranno di rimanere fedeli alla loro scelta iniziale per quanto riguarda i pneumatici o se qualcuno invece verrà convinto e tentato da un cambio in corso di strategia. Long è stato l'unico a partire con gomma bianca, chissà se magari qualcuno lì davanti deciderà di fare qualcosa di diverso per andare ad approfittare di una seconda parte di gara che offrirà sicuramente più prestazione e quindi potrà rappresentare un pericolo ulteriore per i propri competitor. Di certo è una scelta che rischia di essere ovviamente più rischiosa, scusa il gioco di parole, in quanto ci si espone maggiormente a duelli e possibili ingressi di safety car che potrebbero danneggiare il risultato finale. Intanto abbiamo visto anche inquadrato una interfaccia che è un avatar che era molto rispecchiava molto le sembianze, le fisionomie di Amos. Non so se ho visto male, Ale. No, hai visto giusto, hai visto giusto, hai visto giusto perché appunto so che Amos con i tempi il fu su TL69 F1 all'interno di Formula Italian Team
Ha partecipato ai campionati mondiali appunto di Formula 1 agli inizi, quando era partito l'eSport appunto ufficiale, e gli avevano dato la possibilità di poter con tutti i partecipanti di avere il proprio face scan. Quindi sicuramente è molto bello vedere un Amos ingegnere piuttosto che tifoso, piuttosto che meccanico, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Per cui è buono vedere comunque che una persona come Sutil, che ha fatto tanto anche per Formula Italian Team, comunque sia presente anche in questi giochi. Ma parlando anche di altro, nel mentre si sta andando a ricreare la stanza, andiamo a vedere anche magari sulla della chat se c'è qualche info, qualche curiosità che ci vogliono dare, nel mentre appunto la tua osservazione è stata molto interessante per quanto riguarda le gomme, perché non è da sottovalutare, hanno comunque effettuato intanto 3 giri a belli importanti. O con questa seconda partenza, se decideranno di cambiare appunto, come dicevi tu, mescola piuttosto che no. Inoltre, è da considerare l'estrema pulizia di cui sono stati capaci i piloti, in quanto non sono state esposte nemmeno delle bandiere gialle dopo la prima curva, solamente qualche danno derivante da qualche contatto di lieve entità, ma non sono occorsi. Che sia stato molto corretto, cosa non scontata, anche perché la prima curva di Shanghai, essendo una combinazione di 3 curve messe in successione con raggi diversi, con una asperità che diviene sempre più importante di quella parte del tracciato, non era per niente scontata. Quindi, da fare veramente i complimenti a quello che è stato il fair play mostrato nelle prime fasi. Assolutamente, anche perché appunto non è scontato. Shanghai è una pista molto bella, ma ci sono appunto alcuni settori molto particolari che possono indurre alla confusione in pista e una facile entrata di una safety car. Quindi sicuramente ottimo vedere quanto i piloti siano di fatto corretti, siano stati di fatto corretti in questa partenza. Sarà da vedere appunto la seconda, perché appunto lì si deciderà tutto, e di conseguenza, se si va a decidere tutto lì, sicuramente vedremo fuoco e fiamme, mi viene da dire questo. Speriamo di vedere del fuoco e fiamme, ovviamente, che rispettino la correttezza e che ci facciano anche emozionare, soprattutto in un ipotetico nuovo duello tra Stemme e Di Legge, che già era nato in scena poco prima dell'interruzione del Gran Premio, da tenere in considerazione altre grandi prestazioni come dicevi tu di Vampyr, ma anche Kaiser, Matteo Flaminio, sono due piloti da tenere sott'occhio e soprattutto, mi sento di dire, anche un kartista che è stato poco nominato, è stato sicuramente penalizzato in maniera importante dal gioco, infatti è stato piazzato in ultima posizione in questa prima gara. Essenzialmente è stato questo il motivo che ha portato all'interruzione e all'innesto di un secondo restart, di una seconda partenza, ovvero il posizionamento di Cartista in ultima posizione, che è arrivato in maniera totalmente immeritata. Assolutamente, quindi sarà molto interessante vedere i piloti come agiranno appunto in questa seconda partenza, con Kartista che ovviamente partirà adesso dalla posizione corretta di fatto, per cui dalla terza posizione, per cui anche lui sarà da vedere che spunto avrà all'interno della partenza, perché appunto partendo dall'ultima posizione in griglia non abbiamo avuto modo di vedere la reale potenzialità del pilota Williams, per cui sicuramente sarà molto interessante andare a vedere come si andrà a sviluppare appunto questa primissima fase di questa nuova prima fase di gara. E allora ci siamo, perché dovrebbe mancare ormai poco tempo, quello che è l'inizio della seconda partenza. Io direi che a questo punto potremmo anche sbilanciarci facendo dei pronostici su quello che potrebbe essere l'ipotetico vincitore, colui che uscirà in prima posizione sul gradino più alto del podio dopo la bandiera a scacchi qui in Cina. Tu chi vedi come favorito, Ale? Ma allora, secondo me io vedo favorito Di Legge.
Di legge, di legge, giustamente. I favoriti sono essenzialmente due per quanto visto in pista, Vaudet e Jost Dem. Io invece vado un po' controcorrente, decido di favorire, di parteggiare per l'altra forza in causa e vado su uno Dem che, come ho già detto qualche minuto fa, è sembrato molto competitivo, molto capace in quei primi 3 giri e potrebbe avere quel quid in più che oggi farebbe la differenza, quindi potrebbe concludere davanti al Grigio. Tu Vero. questo tutto in maniera ipotetica, quindi bisognerà poi lasciare il discorso definitivo alla sentenza alla pista. Assolutamente, soprattutto perché non è finita fin quando non è finita. Ho visto anche negli anni passati diversi piloti che nonostante momenti avversi, penalità piuttosto che incidenti che hanno portato il pilota a ripartire dal fondo della classifica, nonostante tutto, per motivi safety car piuttosto che penalità, piuttosto che effettivo talento dei piloti stessi, sono riusciti a risalire la china e ripartire e riarrivare fondamentalmente in prima posizione o comunque nella parte alta della classifica. Quindi, appunto, ripeto, come sempre, non è finita fin quando non è finita, quindi è ancora tutto in ballo. Intanto andiamo a ringraziare ovviamente il nostro amatissimo Lopeschi, che vedo che fa la subscribe per il suo 27esimo mese, quindi dai, dai è forte, quindi dai è forte sempre. No, quello è un'altra catena di negozi molto particolare. Intanto vedo dalla direzione di gara, vedo comunicazioni, vedo cose che si muovono, vedo attività che fremono nel dietro le quinte. Azzarderei una partenza entro 3 minuti, poi io non ho detto niente, io alzo le mani. Abbiamo visto un Marc armeggiare con il suo taccuino in maniera abbastanza frenetica, che segnava appunto sì, questi 180 secondi, diciamo anche in questo modo, prima dell'inizio, del secondo inizio di questa gara. Oltre ai piloti di testa su cui ci siamo sbilanciati, particolari considerazioni le meritano anche i ragazzi della Prime, che quest'oggi Sì. figurano numerosi, come River Marathon, come se non erro anche Ricky Bizzo, sicuramente Gallians ed Emmi, se non erro. Quindi praticamente quasi completa la formazione della Prime, con quattro piloti all'attivo. Mi perdoni il quinto se non l'ho nominato, se non l'ho visto, non devo ammettere di non seguire assiduamente le altre Matipuzzo, categorie. Mati assente. Puzzo è assente, quindi È assente. 4 alfieri della Prime che comunque oggi potrebbero brillare, anche perché una griglia ridotta di certo è un fattore favorente a quella che potrebbe essere una prestazione alla ribalta. Assolutamente, appunto anche importante l'assenza dal punto di vista di questa gara della maggior parte dei piloti della sport, Luca Bigno, Schumi, quindi sicuramente un grande abbraccio a loro, mi raccomando ritornate, per l'amor di Dio ritornate, ok, però appunto è una grande possibilità appunto per i piloti della Prime. Mi ricordo la prima gara delle Finals con un Gallians che nonostante tutto è riuscito a partire a bomba e a terminare nella parte alta della classifica, per cui può succedere di tutto, quindi appunto l'importante è che la situazione giochi anche un po' a favore dei piloti stessi. L'assenza di Luca Bigno, tra l'altro, è abbastanza inaspettata, pardon, anche perché lui era in terza posizione nella classifica generale, aveva sì comunque un distacco importante rispetto alla vetta, lui era quota 26 punti, G-Sport quota 25, però dopo quelle che erano state due gare convincenti per lui, forse quest'oggi avrebbe potuto mettere ancora una volta in risalto le sue potenzialità e infastidire perlomeno di legge Osdem. Intanto i 180 secondi che avevamo dato come intervallo di tempo ipotetico per la ripresa del Gran Premio sono stati nettamente meno, fortunatamente per noi, quindi ancora meno tempo che ci separa dall'inizio di questa gara delle Finals, spero. Aspetta, Ah, ho visto adesso, ho visto adesso. c'è probabilmente qualche altro problema tecnico Tattico. non imputabile ovviamente all'organizzazione, ma imputabile a qualche altra entità che non nominiamo, però è quella l'entità. Per fortuna ho mal di gola e non posso parlare perché avrei tante cose da dire.
Tante, tante, immagino. Confermo, confermo. Si parla Rivedremo la ovviamente del stanza, nuova gioco, mia. cosa avete capito? E dai, insomma, scusate, non ho capito. Papà Di si chi pensa se sempre no? male qua. Scusate. Quindi facciamo. Ma nel frattempo noi facciamo ancora una digressione su quelli Sì. che potrebbero essere eventuali scenari, beh, così da prendere in analisi quanti più aspetti possibili qui a Shanghai, anche perché ci siamo sbilanciati sui favoriti per la vettura finale, ci siamo sbilanciati anche su quello che potrebbe essere un buon rendimento dei piloti della Pro, di un Vampyr che si trova in terza posizione, quindi con una gara in discesa, ma quello che bisogna considerare soprattutto qui a Shanghai è che ci sono due zone di RS molto vicine l'una all'altra, una zona di RS che è letale, perché quelle rettili lino lì è enorme, è infinito, credo che sia oltre il chilometro come estensione, e la seconda zona di RS corrisponde proprio al rettilineo di partenza, quindi abbiamo due tratti in cui si può spalancare la mobile molto ravvicinati tra di loro, e questo potrà essere un fattore determinante sul Gran Premio, perché nel caso un pilota non dovesse riuscire a ultimare il sorpasso nel primo rettilineo in cui è possibile usufruire della mobile, ecco che potrebbe avvicinarsi e tentare l'attacco decisivo poi nella seconda zona che è immediatamente adiacente. Ale, ci sei? Non so se. Non lo sento Ah, nemmeno io. perfetto, perfetto. Ok, vabbè, allora. Dal party di Alessandro, però anche lui si è unito ai vari piloti che adesso hanno ultimato il giro di formazione. Ricordiamo che quello che state vedendo in live è un giro di formazione fittizio e il gioco ci propone due strategie diverse. Ecco, noi abbiamo preso un'analisi solamente una, quella una sosta, media hard o hard media che era stata preferita solamente da Long in precedenza. È disponibile un altro tipo di strategia che prevede due stint, uno stint su gomma soft e due su gomma media, probabilmente per arrivare fino in fondo. Ecco, questa è una strategia che forse sulla carta piloti non hanno deciso in primis da effettuare la scegliere, anche perché comporta una perdita di tempo maggiore all'interno dei pit stop, però in caso di safety car o di virtual safety car potrebbe essere una risorsa importante da andare a sfruttare, in quanto garantirebbe in qualche modo una migliore prestazione e soprattutto un passo gara più convincente, quello che è l'ultimo stint che andrà ad essere percorso su gomma soft. Vedo che Alessandro è tornato di nuovo tra noi, dacci un segno di vita per favore. Ancora niente, vabbè, a breve si farà sentire, perfetto. Sì. Sì, rimaniamo con tranquillità, aspettando il secondo, il terzo di stato a questo punto nel Gran Premio, sperando che a quel punto tutto andrà per il verso giusto e rimaniamo in attesa, soprattutto di quelli che potrebbe essere un riscontro di kartista, che non ha potuto incidere in maniera significativa nella prima gara, anche perché è stato proprio lui la vittima di quello che è stato un bug inequivocabile a questo punto del gioco, anche perché Mark ha ribadito quale che era la nostra incolpevolezza, la nostra innocenza, ecco, a riguardo. Quindi kartista che potrebbe essere un po' la mina vagante lì davanti insieme a Vampyr, anche se le prestazioni di Lelge e di Sdem erano state sin da subito messe in mostra, la loro superiorità era emersa Sì, decisamente. Sì. Allora, intanto, ma stiamo ricreando la lobby, quindi vediamo se riusciamo a partire. È tornato anche in party Alessandro, lo vediamo che si è Sì. unito, siamo tornati ad essere una formazione a 4. Prova, forse mi Eccolo. sentite. Sì. Non dico nulla, non diciamo nulla perché secondo me sarebbe un È meglio. problema, ma non importa. L'importante è esserci. Mettiamoli in questo modo. Cosa stavate disquisendo? Abbiamo disquisito vari argomenti, abbiamo sfruttato anche il fatto di parlare di una strategia alternativa, che non da scegliere in condizioni standard, ma magari safety car, virtual safety car potrebbero prediligere, potrebbero far vertere alcuni piloti su quel tipo di scelta strategica che non è da trascurare, anche perché andrebbero ad azzerare, come dicevamo, praticamente il tempo della sosta e si ritroverebbero con dei pneumatici molto più competitivi. Assolutamente, assolutamente. Lì dipende tanto appunto dal tracciato, perché dicevamo anche prima, Shanghai è un circuito notoriamente
difficile dal punto di vista della gestione gomme perché ha un asfalto decisamente molto abrasivo rispetto alla norma, per cui molto particolare sarà appunto la scelta delle coperture. Sicuramente si può partire con una, magari anche con una soft, ma secondo me la gomma soft può durare massimo 3 giri, 4 giri, non penso di più. Addirittura un'abrasione così elevata, non avrei mai pensato a un consumo così importante sulle coperture, tale da rendere percorribile con le soft solamente 3-4 tornate, quindi veramente impressionante. Tra l'altro non so se la decisione del tracciato di Shanghai sia stata frutto appunto della mancata partecipazione durante i campionati ordinari percorsi durante la stagione e quindi fare in modo tale che nessun pilota avesse delle informazioni riguardo, o se sia stata semplicemente frutto della fantasia di Mark. Questo sarebbe un bel dubbio da andare ad appurare, anche perché potrebbe essere una scelta strategica abbastanza sensata, in quanto nessun pilota, avendoci corso nel corso della stagione, non ha informazioni particolari riguardo, e quindi tutti si trovano con un punto di domanda quasi alla pari. Secondo me in questo momento Mark non ti può rispondere perché se potesse rispondere direbbe cose non molto carine, data la situazione. Per cui possiamo dare per buono il fatto che sì, ha fatto una scelta assolutamente deliberata, ok, ma a parte le questioni, probabilmente è stato scelto anche per. Allora, sia per, e questo me lo può anche confermare, penso Andre, sia dal punto di vista che no, il circuito di Shanghai non ha partecipato nel calendario ufficiale, ma No. anche perché comunque è stato uno dei circuiti che sono stati esclusi per mantenere una quantità di gare in campionato valida, giusto? Sì, ne abbiamo fatte diciamo solo 18, tra virgolette, per alleggerire un po' il campionato, quindi è stata una scelta Perfetto. dettata proprio dal, cercare di non allungare troppo il campionato che è già abbastanza lungo, onestamente. Perfetto, perfetto. Ricordiamo comunque appunto il circuito di Shanghai che in realtà, se vogliamo vederla in maniera un po' particolare, nasce nel 2004 comunque, quindi 19 anni fa, un circuito relativamente recente, sviluppato appunto dal amato e odiato Herman Tilke, dipende da con chi si parla e soprattutto su quale pista specifica si va a guardare. Un circuito molto particolare, appunto come ti facevi tu notare, Matteo, durante le qualifiche un layout molto particolare con molte curve a media alta velocità. Parliamo appunto di curva 7 e curva 8 che richiedono molto un assetto molto importante per fare in modo che le coperture possano funzionare in maniera efficace. Ha anche diverse curve di trazione come il tornante curva 14 piuttosto che curva 11, curva 10, curva 6. Abbiamo la curva 1, anzi scusami, la sezione curva 1, 2, 3 fondamentalmente è una chiocciola di fatto che è la curva più caratteristica appunto di questo circuito, per cui sicuramente è un circuito molto particolare. Francamente a me piace, ok, per cui sicuramente ai suoi detrattori, le persone a cui piace effettivamente questo circuito. Stavo giusto andando a controllare. Sì, sto vedendo, ci sono le tribune appunto all'interno del circuito che possono ricordare. Con tutto il cappello di riparo della pioggia che hanno, possono ricordare delle foglie di loto, per esempio, che è uno dei fiori caratteristici appunto dell'Asia cinese o giapponese, per cui sicuramente hanno pensato molto a rendere appetibile il circuito anche all'interno di un contesto come quello cinese.
Tornando sempre sul circuito, avevo detto nelle fasi iniziali che ricordava un particolare simbolo cinese. Sono andato su Wikipedia che mi è venuto in soccorso ed effettivamente va ad assomigliare al carattere cinese Shang, che è praticamente identico al circuito di Shanghai. E questo simbolo ha un significato che significa salire ed è alla base del nome Shanghai, per l'appunto. Quindi hanno fatto una scelta in tema, Till, che si è ispirato più ad un fattore artistico e tradizionalistico di quella che è la storia cinese più che alla sua fantasia. Forse questi sono i motivi per cui il circuito è venuto bene, non so se l'avete capito. Io non sono un sostenitore del design di Herman Till, che ultimamente ci ha regalato ben poche gioie, diciamo così. L'ultima forse è il circuito di Abu Dhabi, che fortunatamente è stato rivisto. Quindi sei un, come si dice in questi casi per le persone giovani, un Shanghaiers, sei un Sepangers, come si dice per i giovani, non, quindi ecco. un vintage, un sostenitore del Ecco, vintage, eccoli. insomma. No, ma oddio, vintage, mettiamolo circuiti fatti come si deve. Comunque, appunto, è un circuito sicuramente molto particolare che soddisfa appunto anche sia la tecnica, ma anche dal punto di vista, parliamo estetica, parliamo funzionalità, soddisfa entrambi i mondi, quando in realtà appunto questa è una, come dicevi tu, mi aggancio a quello che dicevi tu giustamente, Matteo. Gli ultimi circuiti belli, sì, belli, particolari, fine, cioè non hanno quell'appeal che invece hanno i circuiti, i primi circuiti di Till, che sarà nostalgia, sarà qualcosa di particolare che ci ricorda della nostra infanzia, può essere difficile, però può essere tranquillamente assimilabile anche questa cosa qui. Esatto. Troppo stroppi, insomma. Poi beh, quest'anno avremo anche la novità di Las Vegas, che dal layout non sembra proprio granché, anzi sembra più che altro un disegno fatto un po' uno schizzo a caso. Comunque vediamo. Tra poco i piloti saranno di nuovo in pista, credo, perché vengono date segnalazioni che la griglia praticamente è ok, quindi l'ordine dei piloti allo spegnimento dei semafori è praticamente ripristinato. Attenderemo l'ok a questo punto definitivo da veri e propri piloti, che decreteranno in maniera definitiva all'inizio di questa terza delle quattro finals previste. Come dicevi tu, l'ultima è in programma per questo giovedì, solita ora, solito circuito, però la novità è che la gara verrà disputata su una distanza completa, quindi al 100%, con 56 giri da percorrere sul tracciato cinese di Shanghai, e le qualifiche non saranno previste proprio in ragione del fatto che la formula scelta per queste finals è la griglia invertita per le prime 10 o 12 posizioni, che dico saranno 10 visto il numero ridotto di piloti. Assolutamente, infatti sarà molto interessante andare a vedere come si andrà a sviluppare questa gara per andare a vedere poi la griglia di giovedì, che può andare ad indicare effettivamente chi andrà a vincere questo mini campionato delle finals, oppure chi invece, avendo grandi aspettative, in realtà poi andrà a trovarsi con probabilmente un pugno di mosche in mano, per cui sicuramente sarà molto interessante. Intanto aspettiamo ancora l'ok da parte della direzione di gara. Penso che mancherà probabilmente qualche altro minuto, ma penso non più di tanto. Ok, quindi rimaniamo intanto in attesa, mentre andiamo a ricordare, parlando sempre di Shanghai, invece di avvenimenti particolari che sono venuti in codesto circuito. Il primo che mi viene in mente, francamente, forse per la mia fede ferrarista, ok, quello che ha effettuato Schumacher nel 2006. Grandissima opera dal punto di vista del campione tedesco, che nonostante situazioni avverse, soprattutto dal punto di vista meteo, è riuscito a risalire la china con un pit stop azzeccato, è riuscito a risalire la china, sorpassare Fernando Alonso e portarsi quanto più a ridosso del pilota
No, come si dice? Austriano può essere? Comunque, pilota spagnolo. Come? Iberico? Sì, dell'Asturie, dovrebbe essere austriano, credo, si dice. Asturiano, sì, asturiano. Ecco, perfetto. E mantenere vivo il campionato fino a fondamentalmente l'ultima gara. Ricordiamo che nei primi anni di inaugurazione del circuito, quindi 2004, 2005, 2006, la gara a Shanghai si disputava all'incirca verso fine campionato. Mi pare fosse quart'ultima gara, terz'ultima gara, per cui è riuscito comunque l'impresa a mantenere il campionato aperto bene o male fino a Suzuka, Brasile. Esatto, con una macchina comunque decisamente meno competitiva della Renault di quei tempi, che era qualcosa di indomabile, una veramente macchina da guerra, come si è proprio detto, sotto la guida di Liberatore, e la guida effettiva poi di Fernando Alonso in pista, che in quegli anni era in auge e dimostra di essere in auge anche tuttora, dopo che l'Aston Martin ha premiato gli sforzi e il talento del pilota iberico fornendogli una monoposto di tutto rispetto, che è seconda solamente alla Red Bull a questo punto. Forse qualcosa si muoverà nel futuro round di Baku, in cui gli equilibri tra Mercedes e Ferrari e Aston Martin verranno un po' ristabiliti, ma per il momento l'Aston Martin ha dimostrato di essere seconda forza, con qualche macchia invece in quello che è stato il Gran Premio d'Australia, che è andato in scena ormai 2-3 settimane fa, e poi la decisione di tenere fermo il campionato per tutto questo mese di aprile, che è stato qualcosa di scellerato proprio a causa della dipartita dell'esclusione del Gran Premio di Cina, che per il terzo anno consecutivo, forse anche il quarto, no, credo il terzo, è stato escluso dal calendario purtroppo per la situazione pandemica all'interno di quella che è la Repubblica Cinese, che tuttora si ostina a tenere le porte chiuse e a non voler offrire quelli che sono lo spettacolo che c'è motoristico offerto dalla Formula 1. Attendiamo allora ancora qualche istante a questo punto, Ale. Tra poco non sapremo più di cosa Sì, sì, parlarne. esatto. Per cui devo dirti che in questo momento sono leggermente un po' più in difficoltà, nel senso che se vuoi possiamo parlare anche della giornata di oggi che abbiamo avuto, Può però essere un'idea. vedo uno sbinno TTV che non è molto d'accordo, eh? Vedo dalle faccine che sta mettendo, dalle emoji che non è molto convinto, Fiaba. E però invece no, vedo ci che ci siamo. siamo, ci siamo. Bastava chiamarlo, E bastava. invece no, non ci siamo. Cosa No. succede? Si è rotto tutto, cosa succede? Bugo? Cosa succede? No, no, questa è un'altra citazione pop, lasciamo perdere. Aspettiamo che i piloti diano l'ok per poter partecipare alla gara e aspettiamo i canonici 30 secondi per poter partire. Il cronometro è partito, noi non diciamo niente perché questa sera potrebbe essere altamente sconveniente, quindi noi aspettiamo che tutto venga programmato come deve per poi essere completamente sicuri che la gara possa ripartire. Pole position, ricordiamo, per di legge, poi SDEM, terza posizione. A questo punto non ricordo se ci fosse Divampi o addirittura Cartista, 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 qui era proprio un cartista, peccato. cartista, Kaisermat, Vampir in quinta, Flaminio sesto, Marco Gano settima, ottava Lopeschi, nono Ricky Bizzo, decimo River Marathon che andava a chiudere la top ten. E adesso procede con il caricamento, vedremo soprattutto sin dai primi istanti se i piloti hanno deciso di andare a cambiare la strategia in corso, se l'ordine dei piloti è corretto, ma poi quello che è più importante, vedremo la partenza, chi tra SDEM o di legge uscirà davanti a tutti dalla prima curva, se l'uno o se l'altro, se di legge riuscirà a fare quanto già messo in pratica nel primo start del Gran Premio, ovvero respingere tutti gli attacchi possibili e rimanere in testa al gruppo dalla prima curva. Il Attenzione, meteo leggermente cambiato, Ale. meteo cambiato, molto scuro, non vedo pioggia, ma potrebbe essere un grande sintomo, ti dirò. Vediamo se i piloti, se la stanza di gioco riesce a mantenersi attiva, che non vada ad autodistruggersi come le ultime due volte accadute quest'oggi. Però sì, ti direi che è molto probabile che ci sarà una partenza sotto le nuvole in quel di Shanghai, e può anche essere che possa partire la pioggia. Però questo lo vedremo fra qualche minuto. Pioggia che nel caso
Non era prevista se non erro nel primo start e che andrebbe Sì. a scompigliare un po' le carte, andrebbe a ristabilire dei nuovi equilibri in quanto porrebbe l'ipotesi incognita di una sosta da andare ad azzeccare, perché altrimenti il tempo perso, il gap che si andrebbe a creare sarebbe fin troppo evidente, parliamo anche fino al raggiungimento di una decina di secondi, quindi di certo un fattore impattante su quella che è l'economia del Gran Premio e che potrebbe potenzialmente decidere il vincitore. Assolutamente, rimaniamo giusto in attesa. I piloti sono schierati tutti sulla griglia di partenza, quindi direi di andare a controllare se è tutto a posto. Non Problemi. credo, non credo sia tutto a posto, mi sa. Assolutamente no. No, per cui direzione di gara, diteci voi. In Siamo nelle vostre mani. Si accettano questo momento sì. anche consigli Allora, su cosa c'è in dire. realtà una penalità per i tre piloti che sono caduti, Sdem, Di Regge ed Emis, che partono con 5 posizioni di penalità. Ah, Ah. ok. Quindi andiamo a dare molto velocemente la griglia di partenza con Cartista che parte in primissima posizione a capo di tutti i piloti schierati in griglia di partenza. Subito a seguire abbiamo invece Kaisermat, seconda fila per Vampir e Luca Flaminio, quinta scusate, terza fila per Di Legge e Sdem che si trovano a partire in quinta e sesta posizione, quarta fila per Marco Gallo e Lopeschi, quinta fila per Ricky Mizzo e River Marathon, sesta fila per Gallians e Alesi, settima ed ultima fila per Long e Emis. Andiamo a vedere le gomme. No, tutti i piloti hanno rimontato le gomme medie, tranne Long che ha montato le gomme hard. Quindi direi che si è mantenuta la strategia iniziale, alla prima partenza. Sì, fatta eccezione ovviamente per Di Regge e Sdem che partiranno dalla terza fila, quindi questo è il primo colpo di scena, penalità che gli è stata inflitta per la disconnessione, credo di aver capito che è arrivata nello start precedente, quindi Di Regge e Sdem che saranno chiamati ad una piccola rimonta prima di risalire nelle posizioni che più contano, mentre un kartista che sarebbe dovuto partire in terza posizione in condizioni standard adesso si Scusate, ritrova davanti a tutti, vai. ragazzi, c'è stato un altro errore e le 5 posizioni non sono state date correttamente, quindi dobbiamo rifare un'altra volta. Non è serata, abbiate pazienza, non è serata. Ok, perfetto. Quindi di cosa hai mangiato oggi, Matteo? Bah, adesso vado a prendere una buona pasta e fagioli per usare un'altra cheat, insomma. Però. Pasta con tonno, rimaniamo in tema, dai, perfetto, ottimo così. Comunque, Quindi dai. adesso. Sì, beh, Di Regge dovrebbe partire a questo punto in sesta posizione, Sdem settimo, se dovranno essere applicate 5 posizioni, mentre Emis credo che rimarrebbe comunque in 14ª piazza. Quello che cambierebbero sono semplicemente i rispettivi piazzamenti di Di Regge e Sdem che avranno da recuperare un'altra posizione rispetto a quella in cui si trovano adesso. Assolutamente sì, per cui vediamo quando partirà appunto effettivamente questa gara, vediamo appunto, sarà interessante da vedere anche il meteo, perché sicuramente questo meteo poteva essere interessante dal punto di vista delle strategie. Sarà interessante vedere cosa chiamiamolo gioco, in questo momento riuscirà a fornirci come valore randomico. Sinceramente, vista l'ora che si sta iniziando a mettere, spero in un tempo sereno, senza safety car, senza virtual safety car che ci conduca in maniera spensierata fino alla Valdira Scacchi in modo da non andare troppo in là, anche per quello che magari riguarda la stanchezza accumulata dai piloti, il nervosismo, forse anche un po' Sì. l'ansia, quindi giustamente. Speriamo che tutto fili per il verso giusto, che non ci siano magari anche dinamiche poco chiare all'interno della gara e che tutto possa andare per il meglio. Sì, assolutamente. Sicuramente questa non è una buona situazione per i piloti che
si troveranno sicuramente frustrati per la partenza che ancora non ha avuto modo di partire, soprattutto per la gara, per cui vediamo se questa sarà la volta buona. Speriamo di sì, per cui sicuramente il nervosismo in questo momento starà aleggiando all'interno del nostro paddock virtuale, per cui sarà da vedere anche se riusciranno a mantenere la calma i piloti, soprattutto se effettivamente poi partirà la gara, sarà interessante andare a vedere se saranno più inclini all'errore i piloti, perché con la frustrazione è molto più probabile che i piloti possano essere i più inclini ad eventuali errori. Quindi vediamo. Poter andare poi a poter effettuare la gara al meglio. Speriamo di sì, ricordiamo sono comunque piloti esperti, ci sono piloti che provengono dalla Pro, dalla Master, gare al 100%, che quindi richiedono un certo livello non solo di concentrazione, ma anche di costanza, resistenza, che a un certo punto lo sforzo diventa importante, soprattutto se si è ingaggiati in battaglia. Pensate a dover condurre un duello in quelle che sono le fasi finali di una 100%, è successo più volte quest'anno in Austria, se non erro, è successo anche in altri Gran Premi in cui si siano tenute le sorti della vittoria sospese fino agli ultimi di un gran premio, quindi di certo delle situazioni che richiedono abilità del pilota e soprattutto anche una freddezza per quanto riguarda i nervi di cui si deve disporre. Dall'altra parte invece abbiamo piloti più esperti nel 50% quest'oggi, ci riferiamo ovviamente ai ragazzi della Sport e della Prime, piloti della Prime che questa sera sono anche numerosi rispetto alle altre categorie e che avendo appunto sperimentato in lungo e largo durante il corso della stagione regolare questa modalità di gara al 50% che oggi equivale a 28 giri, potranno compensare in questo modo quello che è invece la prestazione che possono offrire i ragazzi dal 100%. Potremmo assistere in questo modo ad uno scontro quasi ad armi pari. Assolutamente, appunto perché in questo momento il 50% è il terreno più favorevole per, come dicevi tu giustamente, per i piloti Sport Prime, anche ricordando la gara precedente che si è svolta in Bahrain, gara 2 delle Finals, con la griglia invertita per le prime 10 posizioni, per cui sicuramente questo è da tenere in considerazione, per cui andremo a vedere anche se lo spirito di adattamento dei piloti pro e master riuscirà a far sì che appunto questi ultimi riescano a poter comunque mantenere il livello di sfida alto, vedendo SDEM e di legge, per dirti, secondo me sì, per cui sicuramente ci faranno emozionare, ci faranno vedere cosa riusciranno a fare i piloti della 100 anche all'interno di una gara 50. Per cui non ci rimane che attendere e vedere la partenza. Ricordiamo anche, per esempio, che la gara 1 in Bahrain, con tutta la sessione di qualifiche completa, la gara è stata una gara al 25%, quindi una novità effettiva anche per tutti i piloti, effettivamente. Quindi qui sarà lo spirito di adattamento che farà sì che il tutto possa andare al meglio e che i piloti possano esprimere le loro potenzialità sempre al 100%. Assolutamente, e soprattutto in questo caso vedremo è un kartista e un D-Vampyr direttamente a contatto l'uno con l'altro. Infatti, D-Vampyr sarebbe partito dalla quarta casella, se non erro, adesso si troverà in seconda fila e in precedenza aveva avuto un ritmo simile a Di Legge e SDEM, aiutato sicuramente per poco dal DRS e soprattutto dallo stato di battaglia perenne in cui erano invischiati SDEM e Di Legge, però ha saputo matchare, ha saputo rispondere alle prestazioni messe a segno da Di Legge.
colpo di testa, rimanendo sempre sotto al secondo, quindi un D-Vampyr che con Cartista potrebbe offrire anche in questo caso un bel duello, forse un duello diverso da quello che ci saremmo aspettati, ovvero il confronto già più volte menzionato tra Sdem e Luigi di Legge. In questo caso assisteremo ad una rivalità tutt'altro diversa, ma sempre altrettanto vincente, perché riguarda ovviamente la posizione più ambita da tutti i piloti. Ci riferiamo al primo gradino riservato al podio, quello che viene appunto riservato solamente al vincitore. Quindi anche questo sarà un nuovo aspetto da andare ad apprezzare in ragione della penalizzazione che è arrivata nei confronti proprio di Luigi Di Legge, Simone Fracchiola ed Emis. Intanto, guardando la chat, grazie mille Sbinno per i 30 mesi con Volevo solo correre. Quindi è una situazione particolare e aggiunge, conosco però più, secondo me in questo caso è più azzeccata, mi viene da dire Spa 2021. Poi non lo so, non metto le mani, non dico altro, però queste situazioni possono capitare. Per quanto riguarda invece, appunto, purtroppo non posso parlare tanto della Sport perché molti piloti che hanno gareggiato in essa sono assenti, però quello che posso dire, per esempio, di Kaisermat, che se non sbaglio con la griglia di partenza modificata, quindi con le penalità di Legge e Sdem, si ritroverà a partire in seconda posizione. Quindi per Kaisermat, pilota della Sport, sempre molto corretto, milita anche lui in tanti anni all'interno di Formula Italian Team, esperto di gare 50%, sicuramente riuscirà a dire la sua in quanto. Appunto, Kaisermat ha sempre dimostrato nel corso degli anni di riuscire ad adattarsi quantomeno al gioco, ad adattarsi alle modifiche che il gioco andava e va a presentare nel corso degli anni e quantomeno tirare fuori delle prestazioni di tutto rispetto. Quest'anno non è riuscito a capitalizzare il tutto e fare in modo che potesse arrivare nei gradini più alti della classifica, ma se partecipa alle finals vuol dire che comunque pilota scarso non è, quindi di conseguenza ovviamente per quanto mi riguarda giù il cappello ovviamente a Kaisermat. Mentre andiamo a vedere sempre Sbinno, il nostro carissimo Sbinno, la Pirelli fa ritirare tutti i piloti perché vuole fare test sui cinturato, ma non piove più in Cina. È un complotto incredibile, Matteo. Potrebbe essere palese. Inizio a pensarlo anch'io, sono disperato, ma comunque adesso ci siamo. Con Candon che è iniziato, Candon è iniziato, credo che la respirazione sia condivisibile anche dal buon Andrea Balolato, visti i messaggi Sì, che sto ci vedendo. siamo. Dovremmo esserci, ma non diciamolo. Infatti, non diciamo niente, mutiamoci se vogliamo dirlo, così che Sì. non lo possano sentire anche gli altri, però sembra, pare che sia incanalati. Nel dubbio io mi sto tenendo, ragazzi, perché qua può succedere di tutto. Io mi sto tenendo. Scrivania, sedia, tutto. Aspettiamo il caricamento. Vediamo come sarà appunto il meteo che si andrà a presentare in questa nuova partenza. Vediamo se la pioggia effettivamente si andrà a presentare secondo le macumbe del nostro amato Sbinno. Alla partenza no, il sole splende sopra il circuito di Shanghai. Andiamo a vedere se effettivamente il sole rimarrà per tutta la durata del Gran Premio, oppure se può essere presente anche la famigerata pioggia. Speriamo di no, a questo punto l'attesa è stata già abbastanza lunga, la pioggia non vorrei che. È vero che l'attesa del piacere è essa stessa del piacere, però ecco, diciamo che c'è anche un limite temporale, quindi speriamo che la gara possa Se. andare, soprattutto per i piloti, ecco, che sono, magari adesso come dicevamo prima, avranno accumulato anche una certa dose di stanchezza, soprattutto oltre al nervosismo, e che quindi
potrebbero essere in qualche modo traviati da queste nuove condizioni. Ovviamente stasera è un episodio particolare, non succede, non Sì, è mai successo, assolutamente. non è mai successo durante l'anno. Credo che sia arrivata un'attesa tale. Al massimo c'è stato solamente un riavvio che ha preso poco tempo, per il resto le gare sono sempre andate per il verso giusto, quindi credo che sia proprio il circuito di Shanghai a fare dei piccoli bug, dei piccoli problemi. Anche nella Panettone Cup di Natale c'erano stati problemi simili in cui il tracciato mostrava diversi bug, non solo in termini di posizionamento dei piloti, ma anche come sincronizzazione degli stessi. Quindi vari aspetti su cui lavorare per Codemasters. Sì, non solo Codemasters, ma anche EA, che adesso si diverte ad andare ad inserire elementi nuovi come le macchine Ferrari, McLaren, stradali, ma non va a correggere determinati problemi dell'online. Ma chissà perché, secondo me il focus per loro non è l'online. Comunque, 28-0 di 28 giri, giro di formazione con, andiamo a rivedere la griglia di partenza. Prima fila, Cartista e Kaisermat. Seconda fila, Vampir e Luca Flaminio. Terza fila, Marco Ganu e Luigi Di Legge. Quarta fila per SDEM e Lopensky. Quinta fila per Enrique Ibizzo e River Marathon, sesta fila per Gallians ed Alesi, settima ed ultima fila Long ed Emis, quest'ultimo che va a chiudere la griglia di partenza. Le gomme, ovviamente, come dicevamo anche prima, sono rimaste quelle della prima partenza, quindi tutti i piloti montano gomme medie, tranne Long che va a montare gomme hard. Adesso la griglia dovrebbe essere corretta, quindi questo è lo stato definitivo prima dell'avvio del Gran Premio, con un kartista che si è portato ben davanti al resto del gruppo, ha scavato un certo distacco tra sé e i suoi inseguitori, si porta un po' più davanti a Kaisermat, lo vediamo con un distacco evidente e con tutti i piloti che ovviamente vanno a scaldare i pneumatici, come giusto che sia e come ci aspettiamo, anche perché partiranno con le gomme medie che diversamente dalle soft richiedono un lavoro più difficile. Fino. È vero che non sono così richiedenti come le gomme hard, però necessitano anche in questo caso di una buona temperatura. Assolutamente, i piloti in questo momento stanno percorrendo l'ultima parte del rettilineo che porta a curva 14, il rettilineo più lungo del tracciato. Kartista in questo momento si trova sulla griglia di partenza, si sta andando a posizionare sul proprio stallo, subito seguito appunto da Kaisermat, Vampir e tutti i piloti che poi stanno andando a seguire. Vedo che la situazione mi sembra abbastanza tranquilla, penso che me lo possa confermare anche Mark dalla direzione di gara, mi Sì, sembra tutto a può posto. andare. Perfetto, abbiamo il go da parte della direzione di gara e questo è assolutamente importante, signori, non dimentichiamolo. Aspettiamo la bandiera verde da parte dei commissari di gara per poter partire finalmente con il Gran Premio di Shanghai per le Finals 2023 di Formula Italian Team. La bandiera verde è stata data dai commissari, andiamo a vedere i semafori che si accendono, con i motori che rombano e i piloti in questo preciso istante partono per il Gran Premio di Shanghai con un ottimo spunto da parte di Kaisermat su Kartista, ma anche dietro Luca Flaminio riesce a passare Vampir e guadagna la terza posizione. Lotta tra Di Legge, Vampir, Lopeschi, Marco Ganu per la quarta posizione, un groviglio che si sviluppa all'interno della curva 1, 2, 3 del circuito di Shanghai, il famoso cavatappi di Shanghai, possiamo chiamarlo in questo modo. Adesso ovviamente mi troverò tutti i meme di Sbinno. Luca Flaminio porta fuori Vampir in curva 6 e guadagna la quarta posizione. Il pilota Williams non va a perdere ulteriori posizioni, mentre appunto Di Legge dalla sesta posizione è riuscito a ritornare in terza. Partenza fionda di Legge, che ha approfittato di un cattivo start di SDEM, precipitata in ottava, ed ha saputo capitalizzare quella che era la permanenza in una traiettoria vantaggiosa per guadagnare più posizioni possibili, mentre SDEM addirittura ne ha persa una. Adesso è vicinissima a Lopeschi, che a sua volta è molto vicino anche a Gano e Vampir, però di certo ha una situazione molto più nera, molto più grigia rispetto a quella che può adesso vantare di Legge, che può permettersi addirittura di aspettare il terzo giro per l abilitazione del DRS per andare a risalire gradualmente il gruppo.
che adesso è costituito essenzialmente da Kaiser, ma trequartista, mentre Sdem proprio in questo istante ci va a provare all'interno nei confronti di Lopensky, che è alle spalle momentaneamente dell'Aston Martin di Sdem. Aston Martin Sdem che rimane davanti anche in uscita da curva 14, quindi va a portare a termine in maniera definitiva il sorpasso ai danni dell'Alfa Romeo di Lopensky. Intanto anche dietro la lotta tra Alesi e Ricky Bizz per la nona posizione, primo giro completato senza ulteriori problemi. Sdem indemoniato si porta anche all'attacco di Marco Ganu, si gira in curva 1, penso per un avvallamento della pista. Infatti adesso in questo momento Sdem si trova in ultima posizione, non mi sembra che abbia avuto dei danni, non ci sono stati contatti, ma secondo me ha perso il controllo della vettura. Tutto da rifare per il pilota Aston Martin, che adesso deve risalire la china e deve sperare quantomeno in un ingresso di una safety car. Sembra che fosse andato Errore abbastanza di aggressivo Vampir. sul cordolo. Vampir, attenzione, curva 6, si è girato Vampir in uscita di curva 6 con forse ipotizzo qualche contatto, non saprei dire, ma in questo momento Sembrato un lui si errore, è trova. sembrato. È sembrato un errore, grazie mille Andre. In questo momento è Vampir che si trova in fondo alla classifica. Quindi gara assolutamente in salita per Sdem e Vampir che in questo momento si trovano in fondo allo schieramento. Per quanto riguarda Sdem, è andato in maniera troppo aggressiva sul cordolo, è andato sopra con praticamente tutta la ruota e anche con il fondo della vettura. Risultato che poi è stato un testacoda, un mezzo testacoda, che è stato poi recuperato da Sdem, che si è rimesso in gara. Fortunatamente per lui non ci sono stati contatti con le barriere o con altri piloti, e quindi ha preservato lo stato di completa integrità della sua vettura, se non magari qualche grado di usura leggermente maggiore sui pneumatici, che avranno accusato forse un po' di spettellamento. Intanto giro veloce gara per cartista, un primo 36-8. Intanto vedo dalla chat abbiamo sfidato più volte la sorte, in quattro lobby la pioggia non è mai stata presente. Benissimo, ottimo, direi che questo possiamo considerare almeno un lato positivo. Giro terzo di 28, il DRS abilitato. Prima zona DRS che incontreranno i piloti sarà sul rettilineo che porta a curva 14. A metà rettilineo, per cui manca ancora qualche chilometro per poter raggiungere la prima zona di agevolazione per i sorpassi. Vedo che Cartista e Kaiser stanno già facendo l'andatura. Se devo essere sincero, vedo che hanno staccato di 1 secondo e 2, 1 secondo e 4 di legge. Che in questo momento, dal punto di vista dei distacchi, parlo, mi sembra che in questo momento sia una sorta di limbo. Vediamo se il pilota della Haas riuscirà quantomeno a recuperare terreno, se riuscirà a recuperare terreno e riportarsi al di sotto del DRS. Mi sembra di sì. Per cui sarà interessante andare a vedere se Di Legge riuscirà ad agganciarsi al treno e portarsi a ridosso delle prime due posizioni. La spaccatura si è creata tra Flaminio e Marco Ganu. Ganu che paga 2 secondi e mezzo proprio dal W13 di Flaminio, mentre è riuscito a scampare il pericolo di un distacco superiore al secondo Kaisermat. Vai. Attenzione, ho visto un Marco Gano andare molto largo in uscita curva 14 rispetto a Lopeschi, che mi sa che vedo Lopeschi leggermente un po' ballerino, ma forse probabilmente è una mia impressione dal punto di vista di lag. Giro record di Sdem, un primo 36, 4, 3, 2. Giro quarto di 28. La situazione mi sembra abbastanza tranquilla dal punto di vista dei primi in classifica, con tutti i piloti che stanno all'interno del distacco di 5-6 decimi. Di conseguenza il gruppo lo possiamo considerare già diviso in due, con il primo gruppo capitanato da Cartista e chiuso da Luca, e il secondo gruppo capitanato da Marco Gallo, che poi via via si va a portare dietro tutti gli altri piloti in griglia. Esattamente, due soli, possiamo dirlo così, che vanno a colmare il gruppo dei 14 piloti in pista. Cartista che sembra averne qualcosa di più rispetto a Kaisermat, infatti riesce a guadagnare sempre 2/3 decimi in quello che è il secondo settore del tracciato di Shanghai. Poi Kaisermat, per via dell'utilizzo del DRS, riesce a limitare i danni, riesce a ripristinare quello che era il distacco e mantenere costante quello che è il gap tra sé e la prima posizione. Riesce ad approfittarne anche di Legge, che adesso è più vicino che mai rispetto
rispetto alla McLaren di Casermat. Sappiamo che l'Astri legge ha la necessità di sorpassare almeno la McLaren nel pilota che lo precede per tenere sotto tiro poi la posizione che al momento è nelle mani di Cartista. Ovviamente il sorpasso deve essere ben studiato perché, come abbiamo detto prima in occasione della prima gara, un sorpasso troppo anticipato potrebbe poi rendersi vulnerabile ad un controsorpasso sempre utilizzando il DRS, che su quel rettilineo e poi nella zona immediatamente successiva si dimostra essere veramente un'arma molto potente. Intanto continua la rimonta di Sdem, che si è portato in 12ª posizione ai danni di Long, mentre lì davanti di Legge è riuscito a ricucire il gap. Si è portato a 4 decimi, 3 decimi in questo momento di distacco rispetto a Kaisermat. Sarà interessante tenere sotto controllo anche tutta la parte relativa all'ERS. In quanto soprattutto in questa pista con rettilinei molto lunghi, grandi curve a media alta velocità, può portare a un consumo di ERS abbastanza importante, per cui secondo me, soprattutto in questa pista, chi riesce a dosare in maniera efficiente la carica della propria batteria, della propria unità ibrida, riuscirà secondo me ad avere la meglio sul lungo periodo. Sappiamo che Di Legge è un asso nell'andare a gestire quella che è l'erogazione, pardon, Attenzione, dell'elettrico. perdonami, Emis è andato fuori in uscita da curva 13, prima del lungo rettilineo che porta a curva 14. Non mi sembra ci siano danni particolari. Vado a controllare sul live timing, ma non credo. Se non vado errato, no, non ci sono danni. Per cui Emis, gara in questo momento in salita per lui. Prego. Diciamo, Di Legge è uno dei migliori piloti che riesce a gestire in maniera sapiente l'ERS, quindi lui potrebbe beneficiare ovviamente da questo tipo di stile di guida, da questo suo tipo di maestria per insidiare e preoccupare coloro che sono i suoi rivali, mentre regge il contatto anche che ha Flaminio con i primi tre e si rende sempre più evidente l'istacco scavato dopo e dietro di sé, soprattutto con Marco Ganu, che adesso è salito a 3 secondi e 6 di ritardo. Non sembra che allo stato attuale ci siano dei duelli particolari in pista. Sì, al momento la situazione mi sembra abbastanza tranquilla. Le note di attenzione, secondo me, sono appunto lì davanti tra Cartista, Kaisermat di Legge e Luca, che può tranquillamente essere una polveriera pronta ad esplodere. Oppure un altro punto di attenzione può essere la settima posizione, con una lotta che si può verificare appunto tra scusami, per la sesta posizione, con una lotta che si può verificare tra Lopensky, Alesi e Ricky Bizzo. Ancora in dubbio Di Legge, che non vuole prendere la posizione nei confronti di Kaisermat, rimane ad aspettare, forse proprio per il fattore ERS che abbiamo annunciato in precedenza. Adesso è andato molto vicino al posteriore della McLaren in fase di staccata, ha dovuto percorrere una traiettoria differente proprio per evitare la realizzazione del contatto, e rimane da osservare anche Luca Flaminio, che è lì come un falco, pronto a riuscire a capitalizzare qualsiasi opportunità che gli venga posta, anche perché il pilota Mercedes, pardon, sono abituato a commentare le gare di Flaminio nella sua stagione regolare, quando è appunto in vesti alla Alfa Romeo Sauber. Lui si rende lì in fase di attesa, appunto con la speranza che possa presentarsi dinanzi a sé una possibile occasione da sfruttare, anche perché adesso sembra si stia nascondendo proprio come fa Di Legge. Sì, è molto probabile che in questo momento Luca sia in una posizione di controllo, perché appunto stando in questo momento in quarta posizione può andare a vedere che cosa andranno a fare i primi tre piloti, per cui se vogliono entrare in box, quindi andare a coprire evidentemente, eventualmente le mosse dei piloti che gli stanno davanti, oppure eventualmente andare a proseguire e fare andare a fare non mi viene in mente Overcut, per nome, l'overcut. un overcut, è bravissimo, un overcut. Ho avuto un attimo, un momento di flash strano, non mi veniva in mente il termine. Quindi sicuramente in questo momento Luca si trova in una posizione probabilmente leggermente più avvantaggiata, magari la situazione è la stessa di Legge, mi viene da pensare, però
però non ha nessuno dietro a cui deve stare attento, infatti a 3 secondi e 2 di distacco da Marco Ganu, può pensare a tenere Di Legge sotto pressione ed eventualmente indurlo all'errore. Intanto attenzione, Di Legge tenta l'attacco su Kaisermat alla curva 1, curva 2, con un attacco che va a segno con appunto il pilota dell'As che si trova in questo momento in seconda posizione, che è molto vicino agli scarichi del Williams di Cartista, quindi sicuramente ottima mossa da parte del pilota della Haas, che in questo momento ha sicuramente una preda in meno da tenere sott'occhio. Ti segnalo anche che nelle retrovie Stam sta continuando la sua, diciamo, la sua remontada con in questo momento il pilota Aston Martin che si trova in decima posizione. Dopo un inizio da brividi, Sam è riuscito con prudenza a guadagnare altre 4 posizioni, ovviamente complice anche l'errore di Ennis, che poi ha concesso di fatto quello che era la propria piazza a uno Sam, che ovviamente ha ringraziato ed è riuscito ad archivare un altro sorpasso, anche se non è stato concluso in pista. Ad ogni modo, Di Legge è molto vicino anche adesso al Cartista, potrebbe esserci acceso tutti d'un botto, tutto d'un momento l'as di Legge, che è intenzionata anche a prendersi la leadership del Gran Premio nei confronti di un La Cartista che prende. non riesce a difendersi. Allora la strada libera a un Di Legge che, spalancando il DRS ed erogando tutta la sua batteria ibrida, riesce ad averla meglio, portandosi all'interno, staccando anche più tardi nei confronti di un Cartista che Ah! invece proverà l'incrocio, mentre safety car, Ennis Safety si car. ritira. Emis si ritira alla fine del secondo settore, che porta a safety car con Di Legge, Cartista, Luca, Kaisermat. Tutti i piloti di questo momento stanno rientrando ai box, in quanto appunto questo è fondamentalmente un pit stop gratuito, di fatto. Vai. No, niente, 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 vai pure, vai pure. No, stavo dicendo che Di Legge ha avuto la fortuna di poter completare il sorpasso prima che scattasse effettivamente il regime di full safety car. Di conseguenza sarà interessante anche andare a vedere come si rimescoleranno eventualmente le carte tra tutti i piloti che sono rientrati di fatto ai box, perché io vedo adesso un Luca Flaminio che è riuscito ai box a guadagnare dalla quarta, se adesso si trova in seconda posizione. Cartista è colui che ha perso fondamentalmente più posizioni di tutti, si vede che in questo momento si ritrova in quarta posizione. Poi a seguire, adesso andiamo a fare un recap molto veloce della griglia, perché appunto la griglia è dire rivoluzionata, dire poco, con Di Legge che in questo momento sta comandando la classifica e ha effettuato un sorpasso su Cartista prima che venisse al regime di safety car, quindi il sorpasso è stato fondamentalmente valido. Luca Flaminio, che ne ha approfittato della confusione dei box, ed è riuscito a partire prima di tutti e portarsi in seconda posizione. Poi a seguire abbiamo Kaisermat, Cartista, Marco Ganu, Alesi, Lopensky, Gallians, Ricky Bizzo, Sdem, che va in questo momento a chiudere la top 10, Vampyr, River Marathon e Long, che va a chiudere la classifica dei piloti in questo momento ancora in gara, ed Emis che si è ritirato. Safety car che neutralizza nuovamente la gara, tutti i piloti erano su gomma media, quindi obbligatorio il cambio sulla hard, tranne per Long che si trova un po' braccato da questo ingresso della safety car, in quanto questa gomma media dubito arriverà fino in fondo, dovrà andare ad effettuare un altro pit stop, a meno che non arrivi sulle tele proprio la bandiera a scacchi, quindi in un momento pienamente di crisi. Gomma hard che, come sappiamo, richiede molto più sforzo per essere portata in temperatura, quindi in qualche modo alla ripartenza vedremo anche i piloti che avranno saputo svolgere in maniera più esemplare questo compito, compito che può andare a determinare una differenza significativa nel momento del restart del Gran Premio, in cui qualcuno potrebbe approfittarne sin da subito sfruttando un maggior grip offerto dalle proprie coperture. Stavo giusto andando a controllare i piloti che sono riusciti a guadagnare più posizioni in griglia di partenza. Vedo che appunto Di Legge, partendo dalla sesta posizione, si è ritrovato nuovamente in prima posizione, ma anche Alesi, che è partendo dalla dodicesima posizione a dodicesima posizione, scusate, in questo momento adesso si trova in sesta. Per cui un ottimo lavoro per Di Legge, ma soprattutto per Alesi, che dopo una qualifica direi anonima, per lui è riuscito a quantomeno capitalizzare l'ingresso della safety car e portarsi nella parte media della classifica.
molto sorprendente e negativo quello che è stato l'esito della sosta di Cartista, che invece dalla seconda casella è precipitato alla quarta, ha perso ben 2 posizioni ai box, che hanno privilegiato invece il rendimento di Flaminio e Casermat, che adesso si trovano rispettivamente in seconda e terza posizione. Un Cartista che dovrà rifarsi in gara, dovrà approfittare di una superiorità di passo mostrata in pista, anche se Casermat e Flaminio avevano messo a loro volta ben in vista quelle che erano le potenzialità di cui erano capaci e che le hanno permesso di reggere il ritmo nelle prime fasi di questo Gran Premio, prima dell'ingresso della safety car, ovviamente. Assolutamente, per cui la situazione in questo momento per i piloti è abbastanza congelata. Sicuramente sarà da tenere d'occhio, appunto, di legge piuttosto che dall'ESI. Intanto la safety car rientrerà in questo giro, ma anche sarà da vedere come e se riusciranno a recuperare per detti, ad esempio, SDAM, Vampyr, piuttosto anche Cartista, che appunto si è trovato di fatto in balia degli eventi. Fondamentalmente, adesso si ritrova in quarta posizione. Mentre ci siamo, ormai ultimo rettilineo da percorrere, vedremo con quanta ferocia, con quanta energia andranno a scaldare i pneumatici i vari piloti. Qui è fondamentale, dicevamo, portarli in temperatura, e questi ultimi attimi prima di ripartenza sono ancora più importanti, quindi è necessario svolgere un lavoro molto fine in quest'ultima fase prima di rilanciarsi. Ricordiamo un Flaminio che potrebbe subito rendersi pericoloso, così come di legge potrebbe invece tentare la fuga solitaria. Lui, che insieme a SDAM avevano mostrato una superiorità estrema in termini di ritmo gara rispetto a tutti gli altri rivali, in questo caso di legge, essendo da solo, senza pressione del rivale SDAM, potrebbe tentare di sopraffare la rivalità con Flaminio e arginare il pilota Mercedes al di fuori dal secondo. Riparte in questo istante il Gran Premio, sembrava essere così, con di legge che dà lo strappo in maniera definitiva. Flaminio si fa cogliere un po' di sorpresa, infatti paga già 7 decimi rispetto al leader di gara, ne paga 8 invece Kaisermat nei confronti di Flaminio, che anche in questo caso è riuscito a beffare il pilota McLaren. Flaminio poi riguadagna qualcosa a livello di curva 1 marginalmente, però rimane sempre intorno ai 7 decimi, un di legge che ha nelle sue mani un'opportunità enorme, ovvero quella di riuscire a guadagnare un distacco pari a 1 secondo e superiore allo stesso, per evitare che Flaminio possa usare poi il DRS, che ricordiamo verrà abilitato solamente dopo 3 giri percorsi dal rientro della safety car. Quindi di certo di legge non deve lasciarsi sfuggire questa potenziale occasione. Assolutamente, infatti, di legge non deve lasciarsi sfuggire questa occasione per poter risolvere la situazione che si è verificata durante questi avvii di gara pazzi. In queste ultime ore, Gallians riesce a superare Ricky Beats e portarsi in ottava posizione. Vediamo se, appunto, come dicevamo prima, Cartista piuttosto che SDAM piuttosto che Vampyr riusciranno a migliorare la situazione che durante le gare è andata in peggio dal punto di vista della sfortuna per loro. Giro 11° di 28 previsti, ovviamente tutto può ancora succedere, non siamo ancora a metà gara, per cui appunto può succedere ancora di tutto. Infatti, come puoi vedere, lotta per la nona posizione con SDAM, Vampyr, Ricky Bizzo in continua lotta con Ricky Beats in questo momento, che ha avuto la peggio, però appunto, come vedi, lotta ancora tra SDAM e Vampyr per la nona posizione. Va a lungo Vampyr, che cerca di guadagnare un potenziale incrocio all'esterno, ma non ci riesce, su SDAM, che in questo momento si trova frenato anche da Gallians, subito lì davanti. Vediamo che probabilmente SDAM tenterà l'attacco in questo momento. Non tenta l'attacco, rimane ancora indietro, lo forza all'esterno su curva 1, curva 2, cerca di avere vantaggio di traiettoria su curva 3, vediamo se riesce a capitalizzare. Non c'è nessun contatto, ottima manovra corretta da parte di SDAM e di Gallians, ma il pilota Aston Martin non riesce. Vediamo se tenta l'attacco in curva 6, riesce, si butta, ma non riesce ancora a capitalizzare. Sicuramente per SDAM questa è una situazione abbastanza particolare, perché appunto si trova dietro Vampyr e Ricky Bizzo, sicuramente, che stanno premendo per cercare di guadagnare più posizioni possibili. SDAM riesce dopo curva 8 a capitalizzare il sorpasso, a guadagnare, si gira e ha toccato il cordolo.
Di nuovo il Cordolo, come pochi istanti fa, come inizio di questa gara, Sdem è tradito nuovamente dal Cordolo in una zona differente del tracciato, però ancora una volta quelli che sono posti ai bordi della pista fanno sì che la Aston Martin si giri, perde il controllo e finisca in testa coda. Una gara da dimenticare per Sdem, doveva essere la gara della rivalsa, della redenzione, dell'accorciare i punti nei confronti di Indy Lecce. 10 erano i punti all'inizio di questo Gran Premio, temo che alla fine saranno molti di più e che Lecce possa essere tranquillamente considerato campione di queste finals. Distacco che però con Flaminio non spicca il volo, rimane sempre intorno ai 7 decimi. Il distacco che invece è salito in maniera abbastanza importante è quello con Kaisermatt, che si trova a 1 secondo e 1 nei confronti di Flaminio e che allo stato attuale, come vedete in sovrimpressione, siccome il DRS è stato abilitato, Kaisermatt non potrà azionarlo. Ben diversa è la situazione invece in cui si trova Cartista, che è a 5 decimi di ritardo rispetto a Kaisermatt, e invece lui sì che potrà spalancare la mobile e quindi potrà aggredire la terza posizione sul rettilineo di Shanghai. Assolutamente, come anche per dirti Luca Flaminio, che in questo momento alle spalle coperte si trova un Kaisermatt con un distacco di più di 1,3 secondi, di conseguenza può avere la possibilità di poter punzecchiare, passami questo termine, di legge, per far sì di poter cercare di indurre l'errore il pilota della Haas e cercare di guadagnare la posizione o tramite la posteriore mobile o appunto cercando di andare a fare pressione sul pilota della Haas. Per quanto riguarda le altre situazioni all'interno di tutti gli altri piloti, Vampyr è riuscito a superare Ricky Bizzo, ma non riesce a distaccarsi. Infatti, Ricky Bizzo è molto vicino alla Williams di Vampyr, che deve stare attento anche a Long e River Marathon che si stanno agganciando al trenino della Williams, per cui deve stare sicuramente molto attento. Una gara che sappiamo essere praticamente caratterizzata da un trevolo di DRS. In questo caso il solco più importante è tra Lopez e Gallens che paga quasi 6 secondi rispetto alla settima casella del pilota Alfa Romeo, quindi un distacco che essenzialmente in 4 giri è piuttosto importante, piuttosto consistente come termini telemetrici, quindi un gap in termini di prestazioni che viene pagato dal pilota Ferrari in questa fase del Gran Premio, mentre alle sue spalle va in scena un bel duello tra, come dicevi tu, Ricky Bizzo, Long e adesso anche Marathon, molto molto vicino Long, che però non si è sentito di aggredire, ancora più vicino invece Ricky Bizzo nei confronti di Vampyr. Quasi arrivano in contatto i due in fondo a Corvo 1, resiste Vampyr, cerca invece di approfittare di una migliore trazione Long in uscita, si toccano alla fine Ricky Bizzo e Vampyr. Prevale, come dicevamo, l'uscita più vantaggiosa da parte di Long, che l'aveva prevista, l'aveva programmata dalla 3, riesce ad averla meglio nei confronti dell'as di Ricky Bizzo, non riesce invece a insidiare di Vampyr, che però va lungo alla 6 lasciando una porta aperta proprio la W13 di Long, che non ne approfitta e rimane ancora alto alla decima posizione. Infatti, ottima manovra da parte di Long che riesce a guadagnare la decima posizione, ma deve stare attento ad andare a chiudere anche gli spiragli che possono tentare Ricky Bizzo di poter inserirsi, di poter andare a superare. Intanto si gira sempre per Ricky Bizzo, sempre per, penso, in uscita dalla, se non vado errato, curva 10, sì, Sì. curva 10, in uscita curva 10, toccando sempre i cordoli. Sono molto bastardi i cordoli in questa pista, non me li ricordavo. E ancora Ricky Bizzo rischia di girarsi intorno alla 12, comunque dei cordoli veramente molto fastidiosi, con delle aspettative incredibili che rendono la percorrenza temibile. Due volte Sdem, una volta Ricky Bizzo, anche un testacoda credo che fosse andato a carico di Vampyr prima, quindi una tematica da tenere in considerazione qua a Shanghai, non tanto quelle che sono le particolarità destate dal circuito, quanto dei cordoli che si dimostrano estremamente poco percorribili. Intanto ti segnalo un Alesi che riesce a superare Marco Ganu, e il pilota Red Bull in questo momento si trova in quinta posizione, mentre lì dietro, se non vado errato, ho visto comunque uno scambio, mi sa, mi pare, tra uno scambio repentino per la nona posizione, mi sembra di ricordare, Long e Vampyr, ma non ne sono sicuro. Comunque, appunto, anche giro record da parte di Lecce con un tempo di 1,36,296. Quindi, ottima prestazione da parte del pilota della Haas, che sta riuscendo a fare andatura. E Luca sta facendo fatica a rimanere agganciato al treno di Lecce, perché, appunto, in questo momento si trova a 8 decimi di distacco barra 9.
Luca tiene botta, riesce a rimanere aggrappato al DRS di Liegge e alla posteriore della Haas, del leader della classifica delle finals. Potrebbe regalarci qualche sorpresa nel finale, anche se il distacco sta iniziando a salire verso dei valori sempre più alti. Non siamo ovviamente vicinissimi ai 9 decimi al secondo, però inizia a comparire l'8 decimi nei confronti di Flaminio, quindi segno che il distacco e di Liegge stanno iniziando a prendere un po' il sopravvento rispetto a quello che è il passo gara di un Luca Flaminio che oggi sta dimostrando di essere in un grande stato di forma. Lo troviamo a contendersi la vittoria, lo stato attuale, con invece un di Legge che sappiamo bene quali siano le potenzialità del leader del Gran Premio, e un Kaisermat che gradualmente inizia a perdere anche lui terreno rispetto ai primi due. Cartista nel frattempo attende, nonostante sia parecchi giri alle spalle di Kaisermat, parecchi giri con la possibilità di utilizzare il DRS, decide di aspettare, non affondare il colpo, anche se in questo istante probabilmente ha commesso un piccolo errore che ha fatto sì che perdesse quell'1-2 decimi che sarebbero potuti essere decisivi nel momento del sorpasso. Intanto vedo bandiera gialla nel primo settore con forse difficoltà da parte di Long che sta facendo passare Vampi e sta facendo passare Sdem. E si effettua anche la sosta River Marathon, una seconda sosta per il pilota dell'Alfa Romeo che forse potrebbe aver accumulato del danno, e quella potenzialmente potrebbe anche essere la causa dell'errore di Long. Non so se siano concatenati i due eventi, anche perché se non erro River e Long erano abbastanza vicini e in lizza tuttora Sì, per la River ha posizione che... cambiato la vettura anteriore. Perfetto, quindi danni a carico della monoposto della C42 di River Marathon che rientra in tredicesima posizione con un distacco molto importante. Parliamo di 24 secondi e 5 decimi rispetto alla dodicesima piazza attualmente posseduta da Ricky Bizzo su Haas. Comunque Slam è chiamato a tamponare i danni. Può potenzialmente andare bene, mi viene da pensare. Intanto di legge Luca Flaminio, giro record, lotta per il giro più veloce 1:36,2. Intanto Sdem e Vampir continua la lotta per la nona posizione con uno Sdem, secondo me, abbastanza incattivito, devo essere sincero, abbastanza incattivito agonisticamente per quanto riguarda il recupero delle posizioni. Non so se per lui possa in realtà andare bene mantenere la decima posizione, perché appunto rimanendo a griglie invertite, lui potenzialmente potrebbe partire in prima posizione. Di conseguenza, mi viene da pensare che in questo momento possa non servire più, dato che mancano 11 giri al termine della gara, rimanere e tentare di risalire la china, ma quantomeno cercare di rimanere in zona nona decima posizione. Consolidare quella posizione per poi di conseguenza giovedì poter partire fondamentalmente dalla prima fila e trovandosi quindi per dirti con Vampir a fianco, ma di legge Flaminio, L'errore di Kaisermat, Cartista Kaiser. molto indietro. Errore di Kaiser intanto, curva 12-13, sempre penso la causa di cordoli fondamentalmente, molto cattivi appunto questi cordoli in questa pista con Kaisermat che si trova sprofondato in settima posizione, una posizione che per lui non ci voleva assolutamente. Infatti, Cartista ovviamente ringrazia, si porta in terza posizione, anche Alesi ringrazia e dalla dodicesima posizione di partenza ritorna in quarta posizione. Giro 18 in corso di 28 totali, 10 giri al termine. Flaminio migliora la prestazione che già gli apparteneva, dopo 36,2 in precedenza, adesso scende sul 36,1 che è il nuovo record in gara per il pilota Mercedes. Ancora l'inseguimento di un Luigi Di Legge che fatica a scappare, rimane anzi braccato sotto al secondo da parte di un ottimo Luca Flaminio che in finale potrebbe adesso seriamente pensare di andare a prendere la posizione, di andare perlomeno a mettere in discussione quella che è la prima posizione di Luigi Di Legge, mentre dopo il suo rientro in pista Kaisermat è proprio davanti al Gallians di qualche frazione di secondo, 7 decimi che intercorrono tra i due piloti allo stato attuale, mentre la miglior prestazione ora finisce nelle mani dell'Alfa Romeo di River Marathon, primo pilota a scendere sotto il muro del 36, complice ovviamente una gomma media appena montata e quindi piuttosto competitiva e fresca in termini di usura, che gli vale proprio questa prestazione monster. Mentre, come volevamo far notare, ed è vero che Sdem deve stare attento anche a non guadagnare troppe posizioni,
Più che altro questo per un fattore riguardante la gara di giovedì, come dicevi, adesso lui partirebbe comunque nella seconda posizione affiancato ad Ivampir. I distacchi gli permetterebbero di arrivare sino alla settima posizione, essenzialmente, anche perché poi da Kaisermat fino a Lopeschi trascorrono praticamente 6 secondi e mezzo, un distacco veramente importante quando ormai mancano meno di 10 giri di gara. Già arrivare a Gallians sarebbe qualcosa di emblematico per SDEM. Sì, assolutamente. Quindi secondo me per Sdem in questa fase di gara, a meno ovviamente di stravolgimenti, chiaramente, conviene forse mantenere la nona posizione in questo momento, mantenere appunto questa situazione, diciamo, di limbo tra sé e Vampir permettersi di poter partire quantomeno in seconda posizione il giovedì, questo giovedì, per poter poi andare ad insidiare la prima posizione in griglia. Intanto lotta tra Vampir e Long per la decima posizione, con un Long che lo vedo abbastanza in difficoltà appunto per l'utilizzo della gomma media, 10 giri sulla copertura gialla della Pirelli. Non so se possa riuscire ad arrivare in fondo, non saprei dirti. È seriamente a rischio Long, lui che è stato costretto a cambiare pneumatici con l'ingresso della safety car. In questo modo ha smarcato ovviamente quello che era il requisito da regolamento per il cambio della mescola, però si è trovato a dover gestire una gomma media che difficilmente sarebbe arrivata al traguardo, e se ci fosse arrivata, se ci dovesse arrivare quest'oggi, arriverà ovviamente in condizioni molto molto drammatiche, mi verrebbe da dire. Mentre lì davanti continua il distacco costante senza vedere dalla Viege Flaminio, sempre attorno ai 7 decimi, mentre il pilota che in questo momento sembra essere un po' più aggressivo è Lopeschi, che è molto molto vicino a Marco Ganu. Erano arrivati intorno ai 2 decimi nella staccata di Cupra 14, poi l'effetto elastico ha premiato la trazione di Marco Ganu, che si è subito riattestata intorno ai 4 decimi di distacco. Fatto sta che si è delineato un bel trio di piloti, da Alesi fino a Lopeschi, in lotta per la quarta posizione. Assolutamente, infatti, lotta per la quarta posizione sicuramente più accesa che mai, in quanto tutti i piloti sono vicini l'uno all'altro. Interessante comunque da tenere sotto controllo, sempre di Luca Flaminio su di Legge, perché appunto, siamo sempre sugli 8 decimi di distacco. Però appunto Luca può forse avere un possibile effetto sorpresa. Intanto Kaisermat subisce il sorpasso da parte di Gallians e il pilota Ferrari si ritrova in settima posizione adesso. Flaminio deve stare attento, deve riuscire a programmare il sorpasso, ma adesso ha altri pensieri per la testa, anche perché è salito in maniera molto repentina intorno ai 9 decimi. Qui dovrà erogare tutta la sua energia ibrida e ovviamente approfittare di quello che è il beneficio che offrirà il DRS. DRS che però ha perso, perché prima del detection point, perdona, era sopra al secondo, quindi non ha potuto azionare la mobile in questo frangente. Ha dovuto invece attingere a tutta la sua energia ibrida mentre scoda pericolosamente di legge in uscita dalla curva 15. Questo potrebbe premiare un po' Flaminio, che allora riaccorcia il si riattesta intorno ai 5 decimi, si vede restituito quello che è il vantaggio del DRS e può rimettere nuovamente in discussione la lotta per la prima posizione, anche se di legge ha dimostrato di essere più competitivo sul lungo termine, di riuscire mano a mano a distanziare un Flaminio che dal canto suo adesso è comunque ancora in gioco. Dovrà riuscire a preparare bene il sorpasso in uscita da curva 13 per poi approfittare del lunghissimo rettilineo, avvicinarsi in quel frangente per poi andare a sferrare l'attacco decisivo in quello che è il traguardo della partenza. Intanto Marco Ganu si porta davanti ad Alesi prima di curva 6, mentre Alesi continua a stare dietro a Marco Ganu, andato largo in uscita curva 6, che fa esporre il fianco a Lopeschi, che lo supera e si porta in quinta posizione. Importante che appunto Alesi non abbia subito fondamentalmente dei danni tali da poter rischiare di avere problemi poi successivamente alla fine gara. Intanto vedo uno Sdem che è riuscito a guadagnare terreno su Gallians e a superarlo guadagnando l'ottava posizione, quindi sicuramente è riuscito a recuperare un po' di terreno.
Il pilota dell'Aston Martin adesso si trova a 2 secondi di distacco da Kaisermat. Vediamo se andrà a recuperare la settima posizione. Giro 21 di 28 previsti. Teniamo gli occhi su Lopeschi che si sta avvicinando pericolosamente a Marco Ganu in staccata. Ha rischiato di andare a fare un contatto con il retrotreno dell'Aston Martin, appunto di Marco Ganu, ma riesce a rimanere indietro, largo anche questa volta in uscita all'ultima curva. Per cui di conseguenza Lopeschi lo vedo, appunto, come dicevi tu anche prima, molto in palla in questa fase di gara. Sì, e tra l'altro dalle varie angolazioni offerte dalle telecamere abbiamo potuto finalmente vedere quella che è la costituzione dei cordoli di Shanghai. Li abbiamo visti essere molto molto alti e quindi ecco probabilmente la causa dei vari testacoda che si sono susseguiti nel corso della gara, mentre rimane ancora molto pericoloso qui Lopeschi in arrivo alla 6. Qui Ricciardo negli anni passati ci fece sognare con le sue staccate furibonde molto al limite. Skoda, qui Lopeschi si Skoda. prende un rischio enorme, Alesi potrebbe approfittarne di qui a breve, non riesce a trovare la via di sorpasso, qui è impossibile tentare di inserire proprio avantreno. Ben diversa potrebbe essere la situazione in uscita dalla curva 13, dove la permanenza a stretto contatto di Alesi potrebbe trasformarsi in una vera e propria minaccia per Lopeschi, che dovrà guardare i suoi specchietti, anche perché Marco Gano adesso è volato a 7 decimi di vantaggio. L'unico fattore che potrebbe favorire Lopeschi nella sua difesa è proprio il mantenimento del DRS che gli verrebbe offerto dalla vettura di Marco Gano. Quella è l'unica speranza a cui può aggrapparsi il pilota Alfa Romeo, perché adesso Alesi è veramente molto vicino e potrebbe tentare il sorpasso proprio su questo lunghissimo rettilineo. Vediamo se sarà la volta buona per Alesi, che è stato sorpassato giusto 2 tornate fa dallo stesso Lopeschi e dallo stesso Marco Ganu, che hanno approfittato di un errore dello stesso. Ma Alesi non sembra avere il ritmo necessario, la velocità necessaria per andare a prendere la posizione nei confronti del pilota Alfa Romeo. Allora rimane di seguire in sesta casella, mentre lì davanti abbiamo un altro colpo di scena con Flaminio, che forse autore di una piccola sbavatura è salito definitivamente sopra il secondo. Utilizza per l'ultima volta il DRS, che però svolge in maniera parziale il suo lavoro. Infatti piomba solamente per una frazione di secondo al di sotto di questo riferimento fissato per il DRS, e ora sarà veramente dura per lui, perché deve tenere il contatto con un dileggio pur non disponendo dell'ala mobile e avendo ottenuto una trazione abbastanza scadente da curva 4, anche perché l'abbiamo visto scodare in maniera abbastanza vistosa. Sicuramente questo può essere fondamentalmente la fine per Luca Flaminio, per poter andare a coronare la vittoria all'interno del circuito di Shanghai. Nulla è ancora tutto perduto. Intanto errore da parte di Marco Ganu, che penso si ritiri, o comunque un danno abbastanza importante per Marco Ganu in uscita curva 6. E Eh sì. infatti entra la safety car. Secondo safety car della gara, safety car che arriva proprio nel momento più adeguato, anche perché Flaminio era sopra secondo nei confronti di Dileggio e può vedersi un po' riaccendere quelle che sono le sue speranze per la vittoria, che sono comunque ridotte rispetto ad un Dileggio che ancora una volta ha ribadito la sua supremazia in termini di espressione di passo gara. Però Flaminio potrà rivalersi nuovamente di questa occasione. Adesso la distanza di gara permette anche di montare gomma soft fino al traguardo, quindi tutti i piloti praticamente opteranno per questa scelta strategica, e anche SDM verrà rimesso in gioco, potrà riguadagnare diverse posizioni. A questo punto sarà nelle mani del pilota Aston Martin la valutazione se andrà a tentare ulteriori sorpassi per limitare i danni nei confronti di Dileggio, o se magari accontentarsi di un piazzamento intorno alla settima posizione per beneficiare di una partenza più davanti nella gara di giovedì. Tanto Dileggio e Luca rientrano, successivamente si rientra anche Cartista. Vedo che anche Lopeschi e Alesi rientrano, quindi sicuramente tutti i piloti andranno a rientrare. Sarà praticamente una partenza, sarà una gara sprint fondamentalmente, per cui sicuramente si sarà molto da divertirsi. Infatti tutti i piloti in questo momento stanno rientrando ai box. Vediamo se c'è qualche valzer che può permettere a qualche pilota di poter sorpassare altri piloti. Vampir, 3 secondi di penalità. Lopeschi, gomma media. Scelta particolare da parte di Lopeschi, non ci aspettavamo di certo una tale decisione strategica con una distanza di gara così ridotta, anche perché verranno effettuati sicuramente 2 giri circa sotto la safety car, e quindi le gomme soft arriverebbero con agio, se così possiamo definirlo, fino al traguardo, nonostante l'elevato degrado. Ma secondo me ha finito le gomme soft nuove, mi viene da pensare. È l'unica motivazione plausibile. Le ho state tutte in qualifica praticamente Lopeschi.
Probabile, è molto probabile. Oppure ha scelto per la gara una lista di treni gomme molto ridotta che non ha portato l'utilizzo di altre gomme soft. Magari lui ha deciso di portare più gomme hard, possibilmente. Vedremo se allora Lopez riuscirà a resistere nelle fasi finali a quelli che saranno gli attacchi sicuramente avanzati dai suoi avversari, anche perché tutto il parco piloti è su gomma soft, l'unico ad essere su di una mescola più svantaggiosa, un po' più dura, è proprio Lopez che, come potete vedere dalla grafica, è su gomma media. Il gruppo non si è ancora ricompattato in maniera definitiva, mancano l'appello Allianz che paga ancora circa 7 secondi rispetto alla settima casella di SDAM, non ci sono stati nemmeno particolari colpi di scena al pit stop, in cui bene o male le posizioni sono rimaste intatte come erano prima del rientro dei vari piloti, quindi una situazione di gara che è completamente neutralizzata, ma come dicevi tu, rispecchierà poi l'andamento di una gara sprint con tutti i piloti con gomma nuova e con poche tornate per decidere il risultato definitivo di questa lunghissima terza gara delle finals. Esatto, sarà interessante vedere anche probabilmente nel post gara come andrà a finire la questione tra Alesi, Marco, Lopensky, perché se non vado errato comunque Marco Ganu era in lotta appunto con questi due piloti che ho appena menzionato, quindi sarà da vedere se verranno applicate delle sanzioni post gara, vedendo anche eventuali manovre che si sono verificate anche durante le tornate precedenti, ma appunto questo sarà da verificare successivamente. Nel mentre si può aprire uno spiraglio per Luca Flaminio, che in questo momento con la gara neutralizzata può avere la chance di poter andare a sorprendere eventualmente di legge e guadagnare la posizione più alta sul podio, però appunto come dicevo prima e sottolineavi anche tu Matteo, sarà una gara sprint possibilmente di due giri, quindi sarà interessante vedere come si comporteranno i piloti. Lente di ingrandimento su SDAM, perché appunto non so quanto possa convenire per lui in questo momento andare a guadagnare altre posizioni, a meno di a defezioni enormi, straordinarie e catastrofiche, come ad esempio Kaisermat, Alesi, Lopensky, per cui sarà da vedere cosa andrà a decidere SDAM, come anche ad esempio Lopeschi con le gomme medie, piuttosto che Alesi, che anche lui ha gomme soft. Vediamo se riuscirà ad avere la meglio, riuscirà a portarsi in quarta posizione. Vediamo cosa ci servirà a questa gara sprint da due giri. Gomme soft che ovviamente sono ben differenti dalle gomme hard, richiedono meno sforzo per essere portate in temperatura, tutti i piloti potranno usufruire di un ottimo grip alla fase di ripartenza. Nella ripartenza a cui abbiamo assistito poco fa, di legge ha deciso di dare lo strappo definitivo poco prima di curva 16, giusto nella fase di ingresso dell'ultima curva presente su questo tracciato, beffando così Luca Flaminio, e Luca Flaminio a sua volta ha beffato Kaisermat, che era sprofondato a circa 8 decimi di distacco. Vediamo se deciderà di fare qualcosa di diverso in questo frangente di legge, che si ferma per far rallentare il gruppo, oscilla ancora per cercare di ingannare Flaminio, che però questa volta rimane più vicino. Vediamo se riuscirà ad approfittare di una dinamica migliore. Riparte anche in questo caso di legge poco prima di curva 16, situazione praticamente identica a quella della prima ripartenza, solamente che Flaminio riesce a rimanere marginalmente più vicino, mentre dietro tutti i vari piloti mi sembrano abbastanza compatti, non vedo nessuna particolare dinamica, se non magari anche Certo. un tentativo di sorpasso da parte di Vampir nei confronti di Long, ma niente da fare, rimane solamente molto vicino. Dunque, questione da destinare per i prossimi giri per quanto riguarda la nona casella. Esatto, la situazione di partenza è stata abbastanza lineare, non ci sono sorpassi particolari da andare a segnalare, per cui saranno un due giri da fuoco e fiamme. Vediamo che cosa si tireranno fuori dal cilindro tutti i piloti, considerando soprattutto che non ci sarà il DRS.
Forse l'ultimo giro ci sarà, Ale. Mi sa che giusto l'ultimo giro verrà abilitato. Dunque, Flaminio potrebbe avere l'arma della mobile dalla sua parte per quanto riguarda l'ultimo giro e nel rettilineo enorme. Quindi, se dovesse essere abbastanza vicino in quella particolare circostanza, ecco che potrebbe andare a mettere in discussione tutti quelli che sono gli equilibri per la vittoria. Allo stato attuale si trova intorno ai 5 decimi di distacco rispetto a di legge. Quindi, una distanza che non gli permette di poter sferrare una staccata. Ma se tra il distacco dovesse rimanere identico fino alla fine, fino all'ultimo giro, ecco che Flaminio, accorciando progressivamente questa distanza, soprattutto grazie all'RS, potrebbe andare a tentare tutto per tutto. Intanto Sdem va a superare Kaisermat e si porta in sesta posizione. Guadagna dunque una posizione Sdem che decide di andare fino in fondo per limitare danni nei confronti di Legge dinanzi a sé alla vettura di Alesi che a sua volta è ingaggiata in battaglia con Lopeschi. Alesi all'interno del livello di curva 1 riesce a prendere la posizione nei confronti di Lopeschi che però resiste all'esterno percorrendo più strada in quella che è una curva molto difficile da percorrere affiancati. Alla fine rimane aggrappato alla speranza di una quarta posizione Lopeschi che deve cedere il passo ad Alesi che finisce purtroppo lungo e quindi riapre le discussioni per l'ultimo praticamente gradino, anzi la quarta posizione però purtroppo Diestem per dietro. Stem ci riprova sfruttando queste gomme soft che ovviamente ne hanno di più rispetto alle medie di Lopeschi che allora viene sverniciato ancora una volta. Stem sale in quinta posizione e mette nel mirino l'altra monoposto dinanzi a sé che è la Red Bull, l'RB18 di Alesi che significherebbe l'ottenimento della quarta piazza quest'oggi e sarebbe il massimo risultato a cui puoi sperare anche perché Alesi ha un ritardo già di 1,5 secondi rispetto a Cartista che è stato proprio in questo istante escluso dal DRS di Luca Flaminio che quindi dovrà contare solamente sulle sue forze. Nella maniera migliore possibile Stem potrebbe addirittura andare a riprendere Cartista. Anche se è veramente molto complicata come missione. Adesso però la corte di Alesi pronto a farsi beffe anche del rivale per passarlo in arrivo a curva 14. Vediamo se ce la farà Ale. Andiamo a tenere sott'occhio appunto Sdem in questa fase di gara con vedo Sdem che sta utilizzando tutto l'ERS possibile e immaginabile per poter stare attaccato ad Alesi e poter tentare un attacco in frenata, non riesce, vediamo se tenta con un incrocio, ancora niente da fare per Sdem che deve rimanere ancora dietro alla quinta posizione, però molto vicino in questo momento Sdem su Alesi, vediamo se riuscirà distaccata ad avvicinarsi, difficile, andavano alla stessa velocità. L'importante per Sdem è che in questo momento non deve andare a fare errori. Tenta un approccio tentando di passare all'interno. Contatto tra Alesi, Sdem e Lopeschi di conseguenza. Con Sdem che deve fondamentalmente lasciar passare Lopeschi con il pilota Aston Martin che ha perso il controllo in uscita curva 2 andando a toccare la posteriore destra di Alesi appunto in curva 2 perdendo il controllo, perdendo la trazione, quindi portando il pilota Aston Martin a perdere terreno e a ritrovarsi in sesta posizione. Entra lì davanti per la lotta con Flaminio e di legge. Sembra che il pilota Haas abbia un vantaggio da gestire in questi ultimi chilometri dell'ultimo giro della terza final. Dunque, sempre più lanciato verso l'ottenimento di un'ennesima vittoria che andrebbe a sancire la sua egemonia in classifica generale. Guadagnare una manciata di punti, una consistente manciata di punti nei confronti di Sdem, attualmente in sesta casella, autore di un ottimo giro sfortunato, iniziato di certo non nel migliore dei modi. Flaminio si avvicina pochissimo utilizzando il DRS, quindi anche in questo caso di legge potrebbe dare un sospiro di sollievo, può andare a impostare con tutta la tranquillità di questo mondo curva 14 per poi passare per la 15 e infine la 16 che lo condurrà in maniera definitiva verso il traguardo, verso la conclusione di questa estenuante terza gara delle finals. Di legge va a mettere il suo sigillo sul primo posto qui in Cina, seguito da un Flaminio, ottima prestazione del pilota Mercedes che conclude in seconda casella, poi arriva Cartista a contornare il podio, quarta posizione per Alesi, definitivamente quinto Sdem che allora va a limitare i danni, sesto Lopeschi, poi Kaisermat, Gallian, Salong, Ricky Bizzo che vanno a colmare e concludere le ultime posizioni riservate ai vari piloti in questo Gran Premio. Infatti, colpo di reni per Sdem che riesce a recuperare fondamentalmente la quinta posizione all'interno di questo Gran Premio che è durato veramente tanto, devo essere sincero, per cui ottima prestazione da parte di Sdem, nonostante le problematiche, è riuscito a capitalizzare, quantomeno finire bene o male nella posizione in cui è riuscito a partire dalla casella di partenza. Ottima prestazione maiuscola ovviamente da parte di Legge che riesce a confermare nuovamente la sua prestazione, il suo talento e riesce a guadagnare
la prima posizione, mentre Luca Flaminio dietro conferma fondamentalmente le sue prestazioni, si riuscirà sicuramente a guadagnare terreno dal punto di vista della classifica, perché in questo momento si trova in sesta posizione con questi punti in più. Riuscirà sicuramente anche dal punto di vista dei punti che verranno forniti poi anche per il primo, secondo, terzo giro più veloce, che ricordiamo questo appunto è un formato ad hoc per queste finals. Sicuramente Luca riuscirà a guadagnare un po' di terreno, soprattutto su J Sport e Luca Bigno, che in questa gara non si sono presentati. Di sicuro un vantaggio non indifferente per Tileggio. Intanto stiamo provvedendo ad invitare tutti i primi tre classificati all'interno del party. Ricordiamo ovviamente Cartista, Fitto Flaminio e Tileggio. Flaminio che ci ha appena raggiunto proprio al party. Siamo in attesa dell'entrata anche di Tileggio e lo stesso Cartista, che ci raggiungeranno poi per darci le rapide ultime impressioni su quella che è stata la gara appena conclusasi. Quest'oggi è molto molto particolare, soprattutto molto molto lunga. I piloti ce lo potranno confermare, ovviamente non deve essere stata facile neanche per loro. Alla fine abbiamo potuto godere comunque di uno spettacolo piuttosto avvincente, Ale. Assolutamente sì, spettacolo molto vincente, soprattutto per la lotta che si è verificata nella prima parte della classifica. Ti direi punto focale è stata appunto la prima safety car, fondamentalmente, dove ci si è trovati con un Dileggio che è riuscito in extremis prima dell'esposizione della bandiera gialla, delle segnalazioni di safety car, è riuscito a portarsi in prima posizione, ma soprattutto un ottimo diciamo lavoro da parte di Luca, che è riuscito a scavalcare fondamentalmente Kaisermat e Cartista, portandosi in seconda posizione, fondamentalmente mantenendola sempre fino alla fine della gara. Sfortuna per Kaisermat, che sicuramente poteva rimanere nella parte alta della classifica, ma che a causa di un piccolo errore purtroppo si è dovuto fondamentalmente ritrovare all'interno sostanzialmente della parte mediana della classifica. Di conseguenza non una prestazione che si confà fondamentalmente a un pilota di fatto del suo livello e della sua caratura, fondamentalmente. Purtroppo una sbavatura che gli è costata una posizione abbastanza importante. Cartista, ovviamente, possiamo definirlo la persona più fortunata barra sfortunata della gara, nel senso che grazie alla penalità che è stata inflitta a Dileggio e Sdem è riuscito a partire in prima posizione, è riuscito a capitalizzare il suo terzo giro più veloce partendo al top della classifica. Ma purtroppo appunto per il punto focale che ti dicevo, ossia poc'anzi, ossia l'ingresso della prima safety car, purtroppo per il gioco dei box si è trovato beffato inizialmente da Dileggio, perché è riuscito a superarlo prima che venisse esposta la safety car. Successivamente da parte di Kaiser Matteo e Luca, perché per i giochi all'interno dei box, purtroppo per questioni di unsafe release, eccetera, purtroppo si è dovuto accodare al gruppo, ma che comunque, bene o male, è riuscito a sostanzialmente confermare la posizione che si è preso durante le qualifiche di questa gara. Non so se è entrato anche Dileggio, intanto potremmo già partire con il terzo e il secondo in modo da velocizzare perché è mezzanotte, Assolutamente quindi. sì, assolutamente sì. Non è ancora arrivato Dileggio, quindi io direi di partire al Sì. contrario. Partirei con Cartista, quindi subito. Ciao Cartista, grazie mille per essere qui. Buonasera. Cerchiamo di Buonasera. essere stringati perché secondo me è stata una serata un po' difficile per tutti. Ok, come è stata la tua gara e soprattutto se la prima safety car effettivamente, passami il termine, ha rovinato la tua gara? Sì, allora, dai, qualifica ottima, sinceramente non me l'aspettavo di essere terzo, anche vedendo i passi degli altri nelle prove in qualifica non pensavo di essere terzo e poi, vabbè, col gioco sono partito primo e
Ma diciamo che la prima safety car ho sbagliato anche un po' io perché purtroppo ho perso il riferimento della linea ai box perché c'era un'ombra, c'era un po' di sole, i cartelli non si vedevano benissimo e allora ho dovuto rallentare troppo lì. Infatti Flaminio mi sembra che si è avvicinato tanto. Ovvi per un pelo. Sì, per un pelo infatti non mi c'entrava. Infatti poi casualmente mi è passata una macchina quando io dovevo ripartire ai box, quando ero fermo e mi hanno passato Luca e Casermat. E poi dai, gara contento, purtroppo per Kaiser che si è girato, mi spiace. E poi ho gestito un po' la gara in modo da tenermi un po' distante da Alesi e Marco Gano. E poi safety car, diciamo che ho cercato di gestire la mia posizione perché sapevo che più di lì non potevo andare. Perfetto, Matteo. No, io lascio da te interviste, lascio completamente a te, sono completamente fuso. Perfetto, ottimo così. Non una bella idea, Matteo, io te lo dico. Vabbè, a parte gli scherzi, grazie mille, cartista. Direi di passare subito a Luca, che devo dirti mi fa mi è una veste un po' strana, Luca, devo essere sincero. Le finals servono a cambiare le carte. Vedi, scompigliare un po' tutte le carte in tavola. Perfetto. Qualifica, direi un'ottima qualifica, partendo dalla, se non vado errato, quarta posizione. Sì, Come è quarta ma andata la... sesta era sesta dalle penalità. Esatto, quindi come è andata la qualifica, come è andata la gara e appunto come ti sei trovato nella situazione di fondamentalmente andare a seguire di legge, di fatto, perché abbiamo visto che eri comunque sempre molto vicino, ma non riuscivi ad avere quel quid in più per poter andare a completare il sorpasso. Sì, avevo in qualifica, avevo commesso un errore nell'ultimo tentativo e in generale durante le prove avevo un po' poca fiducia nei due curvoni in appoggio, nel curvone a sinistra curva 6 e curva e la chiocciola in uscita lungo il rettilineo. Io e lui giravamo molto vicini di passo alla qualifica, quindi non era andato benissimo. Poteva andare meglio, mi sarei piazzato magari terzo subito dietro Luigi e Sdem, quello che si era visto un po' nel Q2. Una volta uscita la prima safety car, quando mi sono ritrovato davanti con Luigi, mi sono preoccupato solamente di provare a vedere se avevo il passo. Man mano mi sono accorto che ne avevo. A quel punto mi sono preoccupato di stare lì attaccato e magari provare ad approfittare di un'eventuale situazione, ma abbiamo cercato di andare via lineari, senza, perché sapevo che ne avevamo di più rispetto a chi era dietro, a Cartista, Kaiser, quelli che si sono alternati, allora abbiamo cercato di fare il passo che avevamo e andare via così. Poi credo e dico credo che Luigi rispetto a me avesse qualche click di ala in meno, ma in ogni caso all'uscita della chiocciola non ho mai avuto la fiducia tale da mettere a terra il gas e cercare di uscire po' più vicino, anche perché insomma ballavamo sempre intorno ai 7, 8 decimi, 9 decimi, 2-3 volte mi ha tirato fuori dal DRS e sono rientrato. Era Chiaro. un limite molto sottile, non si è mai presentata una chiara occasione, quindi no, era inutile prendersi rischi folli, non c'è mai stata una chiara opportunità. Perfetto, Matteo, vedo che non è entrato di legge, giusto? No, dovevo andare via. Ok, perfetto. Direi che Allora possiamo chiudere. vi Sì, pongo se non hai un'ultima, altre giusto un'ultima domande, domanda. chiaramente. Certo. Come? Certo, no, no, finisci, scusami. Tranquillo, Andre. Giusto un'ultimissima domanda. Sì. Ultima gara giovedì con griglia invertita. Quindi fondamentalmente voi partirete in ottava e nona posizione rispettivamente, Cartista e Luca. Gara in rimonta fondamentalmente. Come vi troverete considerando che sarà una gara al 100%? Bah, parto io. Io, vabbè, è una gara lunga, non sottovalutiamo il meteo, quindi la possibilità che il tempo sia ballerino, comunque ci possa esserci di mezzo la pioggia in qualche modo. E vediamo, ripeto, la gara è lunga, c'è tempo di rimontare, bisogna essere pazienti e bisogna stare molto attenti. Perfetto, caratista. Sì.
Allora, sì, soprattutto in partenza bisogna stare un po' più tranquilli e i primissimi giri stare un po' tranquilli e la gara vedremo come oggi ci sono state già due safety car, vedremo giovedì se ci saranno oppure no anche. Perfetto, direi quindi di andare a chiudere fondamentalmente. Grazie mille Cartista, grazie mille Luca Grazie a per esservi voi, prestati per buonanotte. l'intervista. Grazie mille ovviamente a tutti i piloti che hanno partecipato a questa gara, grazie mille alla direzione di gara, grazie a Mark, grazie mille ad Andre, grazie mille a Matteo Grazie per la compagnia e il supporto. Ovviamente l'appuntamento prossimo è questo giovedì, quindi mi raccomando, siateci e non mancate. Quindi, signore e signori, amici di Formula Italian Team, da noi, da me, Alessandro Lassatti, il vostro Ricciardone, un saluto, ci vediamo giovedì. Buonanotte. a te. Ciao. Notte.